Riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. Un signore che viene a Roma quando ci sono 20 gradi vestito con un cappotto di cammello ad arringare 10 disperati. Adesso gli dà fastidio il cappotto di cammello, che ci posso fare? Che ci posso fare? E stai zitto, Pino! Lascialo stare! Adesso gli va sorto il cappotto di cammello, ma che ci posso fare? Ma perché gli ha detto? Gli ha detto perché l'ha zittito così? Stai zitto, Pino! Ma perché non è il caso di parlare a un idiota come te? Vabbè. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Non mi sento assolutamente omofobo, li tollero senza nessun problema. Quello che mi dà fastidio è l'ostentazione e soprattutto questa costante richiesta di diritti, di diritti e di diritti. Di diritti, di diritti e di diritti. Vorrei fare una precisazione di tipo linguistico. La parola normale significa conforme alla norma. Sì, dunque? Ora la norma chi la stabilisce? Chi la stabilisce? O la stabilisce gli uomini o è stata stabilita dalla natura, dal suo creatore. E dunque cosa è stato stabilito dalla natura e dal creatore secondo te? A proposito, no, immagino il significato della parola normale. Okay, lei immagino ora Vannacci ha detto che gli omosessuali non sono normali. Sì. Cioè non rispettano la norma della, se vogliamo, quella umana o quella della natura del creatore. Cioè? Sto dicendo che Vannacci ha detto solo la verità. Tu hai visto mai un leone che si imbulla un altro leone? Questa costante richiesta di diritti e di diritti. Questo è un mondo che gira al contrario. Viva ancora una volta il generale Roberto Vannacci. Voglio dire solo una cosa, 1, 10, 100, 1000, 1 milione di Vannacci, caro Parenzo, hai capito? Hai capito? Hai capito? Tanto di cappello alla signora Lubamba che appoggia il nostro generale. Dai, avanti tutta signora, sto con te. Che spettacolo sta signora, la signora Lubamba. A Parenzo, e mo che c'hai da dire? Sembra incredibile, ma questa trasmissione di oggi viene dedicata a una signora che di nome fa Silvie e di cognome fa Lubamba, ex showgirl, anzi anche adesso showgirl, tenta di fare la showgirl, frequentatrice delle Patrie Galere, la quale ieri ha detto viva il generale Vannacci, ha detto che si può dire negra, io sono negra, e che i tratti somatici suoi sono differenti da quelli che ha Parenzo, da quelli che ha Cruciani, da quelli che ha Vannacci, da quelli che ha un'altra persona. Cose normalissime per cui oggi si viene accusati di razzismo in Italia. Prima cosa che voglio dire. Ma ci confronteremo tra negri. Ci saranno diversi negri, negroidi, neri, ditelo come volete, qui in trasmissione oggi. Puntata black, praticamente. Puntata black. Mamma. Seconda cosa, viva e viva, legge ammazza orsi passa al consiglio in Trentino, dopo il governatore Fugatti. Alcuni sconsiderati, alcuni difensori, presunti difensori degli animali, tipo l'ente nazionale protezione animali, però come se gli animali avessero chiesto di essere protetti. Gli animali non hanno chiesto di essere protetti, dicono pronti a rivolgerci all'Unione Europea. Gente che perde tempo per quattro orsi della minchia, gente che impegna la propria vita nel difendere orsi che non hanno chiesto di essere difesi, perché non è che hanno detto aiuto, aiuto, vogliamo l'EMPA o vogliamo altri enti a nostra difesa, non lo hanno chiesto, non lo possono chiedere, se ne fottono degli uomini che difendono gli animali. Seconda cosa, terza cosa, oggi sono avvelenato, avvelenato. Un grande abbraccio al preside e a un professore di un liceo milanese, il Parini, dove tra l'altro tanti anni fa iniziò l'epopea della zanzara.
in modo diverso iniziò, perché i rivoluzionari di un tempo erano diversi, parlavano di sesso, parlavano di rivoluzione, erano diversi da questi quattro scappati di casa di adesso. Questi qua, il preside e un professore di un liceo milanese, si oppongono ai picchetti di questi quattro cretini che occupano la scuola, che non fanno entrare i professori, si oppongono all'entrata e allo svolgimento di chi, delle lezioni, di chi vuole farle le lezioni. Ma che cazzo vi opponete? Chi vuole entrare deve entrare, deve entrare. E poi gridano come al solito al fascismo, ma i fascisti, gli intolleranti sono loro. Viva il preside, viva il professore che ha dato una piccola ombrellata perché voleva entrare, una piccola ombrellata. Da Roma, David Parenzo, avanti tutta. Eccoci qua. Lotta dura senza paura, sempre. Gli studenti si assumono le loro responsabilità pagando un prezzo per le manifestazioni che fanno. Pagando un prezzo, quale e prezzo? Quindi noi dobbiamo in qualche modo sempre incentivare questo attivismo giovanile, questa voglia di partecipare, questa voglia di non essere indifferenti. Io poi magari con loro posso battibeccare, litigare sulla vicenda palestinese, ad esempio, non credo che sia in corso alcun genocidio e posso discutere amorevolmente con loro, ma mai mi sognerei di togliergli quell'inalienabile diritto al sogno, a fare togliere una piccola rivoluzione, a partecipare, a condividere, a riappropriarsi di spazi di aggregazione qual è la scuola e a sperimentare anche queste formule che a te possono sembrare antiche, ma che in realtà risvegliano, in realtà risvegliano in me antiche passioni giovaniliste e giovanili, passioni che mi hanno consentito di trovare le fidanzatine dell'epoca, di sperimentare la dialettica politica, di sperimentare qual è il senso civico e di appartenenza. Certo, qualora queste ragazze e questi ragazzi dovessero creare dei danni alla scuola, dovrebbero essere puniti e dovrebbero pagare di tasca loro, ma se custodiscono il bene pubblico e quel momento diventa anche una possibilità di crescita, beh, io dico, care amiche vive e cari amici, care ragazze e cari ragazzi, avanti tutta, anche se non condivido i vostri valori, la partecipazione democratica è bella e rende questo paese molto molto ricco. Ma voglio impedire alla gente di fare lezione. Seconda cosa. Mamma mia. In questa trasmissione ho fatto un rapido conto. Sì. La parola Vannacci è stata pronunciata più volte che nella famiglia di Vannacci stessa. Sì, cioè, questo è vero. In questa trasmissione la parola generale Vannacci e il nome stesso del generale è stato evocato in un numero di volte superiore a quello che i suoi familiari stessi lo hanno chiamato. Anche perché non si chiamano Vannacci tra di loro, per mi forza. Spiego, no? Mi spiego. A casa Vannacci non parlano di Vannacci. No, per forza. Vannacci è a casa nome. Sua è isolato. No, non è che si chiamano per nome. A casa sua è isolato. Quindi a casa Vannacci non è che gli chiedono pareri su tutto. Non è che gli chiedono, non è che dicono, ehi Roberto Vannacci. Non capito, perché si chiamano per nome, Vannacci, è chiaro. Comunque no, è vero. Non lo chiamano così. Anche la madre di Vannacci, non è che dice Vannacci, no. La Zanzara è riuscita nel capolavoro di pronunziare il nome Vannacci, io credo attorno al miliardo di volte. Il miliardo di volte. Un record assoluto. Gli stai forse facendo la campagna elettorale? Ma io spero che stai forse eletto. Pensando spero di avere... che vada a Strasburgo, spero che vada a Bruxelles, certo! Ma io lo dico chiaramente, contributo? Non mi nascondo dietro un paravento. Io sono per Vannacci al Parlamento Europeo, lo dico forte finché... Benissimo. Prego, generale, finché lo potrò dire, lo dico. Terza cosa, e questa è una vergogna. Ti informo che il tour elettorale di Salvini, molti degli eventi che lui fa in giro per le campagne elettorali, tu dirai chi se ne frega, sono sponsorizzate dal suo ministero. Cioè lui cosa fa e vabbè, tu non dici ma nulla. Va ad esempio a Pescara, va in Abruzzo, dice che ci sarà il treno Pescara-Roma. Ma chi se ne fotte? Peccato che ci sarà nel 2027. E lui va lì alla vigilia della campagna accusatelo. Pagato dal ministero. Ma uno non può andare a fare campagna elettorale. A fare marchette sul territorio. Allora, il fatto che tu non te ne occupi, non me ne occupo. Tu non fai informazione, tu fai disinformazione. Allora,
Intanto devo farti notare una cosa, caro David. Docente universitaria, opinionista fissa in TV, in vari programmi, soprattutto dal dottor Floris, elogia una brigatista. È venuta anche da me? Certo, però comunque soprattutto da Floris. Elogia una brigatista assassina pluricondannata a ergastoli, incredibilmente libera in Italia, tra l'altro. Purtroppo è morta, naturalmente. Purtroppo, perché la morte non si augura a nessuno. Pluricondannata a ergastoli. Sì, è stato troppo poco, a mio parere. A mio parere, troppo poco. Ma comunque, lasciamo perdere, è morta, non è più un problema. E poi il problema è il fascismo? Cioè, una docente universitaria dice: la tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse. Lo ha cancellato? Perché lo ha cancellato? Le vie diverse. Ah, beh, certo, le vie diverse non cancellano le idee. Lì non c'era idea, c'era solo merda. Ma c'era solo criminalità. Può aver sbagliato, le vie diverse non c'erano. Lì c'era criminalità pura. Ma adesso si può inchiodare una persona perché ha cancellato un tweet rendendosi conto di essere stata fraintesa? Con malinconia, un addio alla compagna Luna, che era Barbara Balzerani, ex brigatista morta l'altro giorno. Ora, si sta parlando di Donatella di Cesare e io dico una cosa: libertà, libertà, libertà. Nel mondo che immagino io, la signora Donatella di Cesare ha la libertà di dire di essere stata amica, di essere ancora amica, di condividere, no, non è mai stata di aver condiviso, non lo so, non dico, è mai in genere, stata amica, l'ho spiegato, basta leggere quello che ha scritto non è mai stata amica. Ma quello che è? Di aver condiviso alcune passioni giovanili? Ma va benissimo. Neanche, nel perché mio non mondo. È mai stata allora una terrorista, non ha mai partecipato roba? A movimenti certo terroristici. Allora, questo vale per tutti, anche per chi è vicina a esprime vicinanza a terroristi o ex terroristi morti. Non è quello il punto. Il punto non è quello. Allora, ma voi immaginatevi, immaginatevi. Uno presente sempre nelle televisioni italiane, Cruciani, Porro, un opinionista qualsiasi di centrodestra, cosiddetto, perché voi catalogate questa roba. Beh, opinionista, opinionista così, che dice a un certo punto è morto un terrorista di destra, lo avreste massacrato, escluso dalla televisione, ucciso, ma non succede un cazzo, giustamente non succede un cazzo. Ma vai a vedere, ad esempio, ma è stato fatto niente, mille volte sicuramente. Dopodiché la differenza è che la professoressa di Cesare, io dico la professoressa di Cesare deve andare in televisione subito, nessuna censura, ha anche cancellato i tweet, ma perché si era vergognata, fermi tutti. Africa! Con Fluentis ERP la tua azienda è più efficiente. Provalo online su fluentis.com. Vi presenta Strade in diretta. Nuovo appuntamento sulla 1 Milano a causa di un veicolo fermo tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. In questa direzione, per incidente via direzione, code tra Valmontone e la diramazione Roma Sud. E proprio sulla diramazione, a causa di un veicolo in avaria, code tra Torrenova e Monteporzio in direzione della 1. Sulla A14 Bologna-Taranto verso Bologna, a causa di un veicolo fermo, code tra Pescara Sud e l'allacciamento con la A25. E per veicolo fermo, code anche sulla A13 Bologna Padova verso Padova tra Boara e Monselice. Ancora una volta, a causa di un veicolo in avaria, sulla 4 Milano-Venezia è chiuso innesto con la tangenziale nord di Milano per il traffico proveniente da Torino e diretto verso la tangenziale est. Da Radio Traffic per il momento Strade in diretta tornerà alle 20.45. Grazie per l'attenzione. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Oi Crucia, il libro del generale Vannacci è l'unico libro al mondo che puoi leggere solo se sei analfabeta. Ogni pagina che leggi perdi 2 punti del QI. Subumani! Allora Nanuncolo, ti rode il culo perché il generale Vannacci ha venduto 100.000 volte più di te rispetto ai tuoi libercoli di merda, eh? E gli dai pure dell'analfabeta, rosicone. Questa mattina sto guardando l'aria che tira, finalmente un po' di gnocca in trasmissione, perché se fosse per Parenzo non lo guarderei mai. Ciao.
Ragazzi, posso dirvi una cosa? Non so se avete sentito, qualcuno di voi ha sentito le informazioni sul traffico di prima. Ora io dico, porca la grande puttana. Già sono appuntamento inutili. Sulla 1 Milano a causa di un veicolo fermo. Questo è il tenore di quello che è stato trasmesso. Già sono totalmente inutili queste informazioni, totalmente inutili, perché mi sono rotto il cazzo di questa battaglia, ma ogni tanto la rinnovo. Nuovo appuntamento sulla 1 Milano a causa di un veicolo fermo detrasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione. Perché dovete rompere le orecchie a chi sta ascoltando? Cioè, già queste robe qui sono inutili, che me lo chiedono tutti, ma perché mandate in onda il traffico, porca puttana, che abbiamo i telefonini, i Google Map, qualsiasi altra cosa. Basta. E in più le mandate pure con la voce singhiozzante, porca troia. Ma di che cazzo parliamo? Afuera il traffico. Io farei il traffico, ma anche con il contributo del professor Orsini. Cioè farei leggere il traffico da Orsini, senza nulla togliere all'ottima collega che abbiamo sentito, che è bravissima ed ha una voce meravigliosa. Ma lo farei leggere ad Orsini con dottore a Sasso Marconi, dottore. Sasso Marconi, dottore, Barberino del Mugello. A proposito, Orsini se la prende con il bacio di Biden alla Meloni. Bacio mortificante e umiliante. Se la prende con il bacio che Biden ha dato alla Meloni. Orsini. Ma si occupa di tutto ormai. Bacio Giuseppe, mortificante e umiliante. Cruciani. Sì, va bene. Orsini, abbiamo capito, ce l'hai anche con me. Poi una volta parleremo pure del fatto che Orsini ce l'ha con me, ma sti cazzi. Come ce l'ha con Giorgia Meloni? È sicuramente una donna molto in gamba, molto forte. Io mi dispiace esprimermi così, so che è brutto, però è stato mortificante. Quel bacio, lei Biden, dice? Sì, è stato un'umiliazione, perché quel bacio è un'immagine che ha una forte valenza simbolica. Ma non è una valenza simbolica, uno è un signore anziano che dà un bacio a una persona più bassa per affetto, per comunanza di idee, per vicinanza di politica. Sono molto legati politicamente, signor Biden alla signora Meloni. Non è una cosa di umiliazione. L'Italia è sottomessa agli Stati Uniti dal 45 più o meno. Non è sottomessa. Ma più o meno è così, ma bisogna riconoscerlo. Dai, non è sottomessa, ma meno male che abbiamo. Ma no! Abbiamo un'alleanza strategica con un paese libero. Scrive un amico comune che conosci anche tu, a cui io voglio un bene dell'anima, che si chiama di nome Italo e di cognome Bocchino. Che dice? Bravo David, stacchiamo Cruciani da Putin. L'ottimo Bocchino, a cui io voglio veramente bene da più di 20 anni, ha colto nel segno, stacchiamo Cruciani da Putin. Io non ho detto niente di Putin. Ma l'hanno capito il tuo giochino? Capito, ormai. Assolutamente no, ma posso... l'hanno capito. Io preferisco tutti, stare in Occidente e sono dalla parte dell'Occidente, ma l'Occidente è criminale ogni tanto, non è che l'Occidente è criminale. Ogni tanto è criminale. Ma che cosa sei? L'Orsini di Radio 24? L'Occidente è criminale. Ma che cazzo sei? L'Occidente si comporta da Stato. Tu sei si un comporta... criminale. Tu. Intanto è un bacio, io parlo di simbolismo, eh? È un bacio dato dall'alto simbolismo verso il basso. Dall'alto verso il basso. È quello bello, anche perché è più alto. È vietato soffrire gli effetti fisici. A parte che essere bassi di statura non è un difetto fisico. Via. Addirittura la Lerner difende Orsini. Ma più forza, è più alto, è dall'alto verso il basso, è più alto, è che più ti alto. Devo, che ti devo dire, amico mio? Che il professore, posso dire una cosa sola? Dico solo una parola. Dimmi. Orsini, dico solo una parola, che se no poi lui querela. Dottore. Lui querela tutto, ma uno può dire Orsini. La parola Orsini, senti, uno la può dire o no? Tu uno può sì, dire sì. Orsini o e mi quereli? Orsini. O posso dire una parola? Orsini. Posso dirlo o mi querelate? Dottore. Orsini. Posso dottore dirlo? Orsini. Me lo dottore fai dire? Orsini. Orsi. Posso dire una parola? Orsini. Posso dire? Posso? Allora, tu come curi il mal di testa? Quando hai mal di testa ogni tanto prendi delle cose, no? Non dico quale quella, però prendo questi Red questi Ronny analge, questi... Red Ronny, senti, Red Ronny è mal di testa. Ma tu ti devi curare con la farmacologia, perché la farmacologia te, cioè tu hai mal di testa, cosa fai? Occhi. Me la tengo. Occhi, bravo. Genere, oppure l'occhi. Io non posso che ho avuto due malattie interne, hai... però ne ho preso tanto. Occhi. Anche l'aspirina occhi, mi funziona. Benissimo. Tu vai a curare che cosa? Il sintomo o la causa?
bottiglia, stomaco vuoto. Certo. Due bicchieri d'acqua. Beh. In uno ci metti, fate la prova se avete mal di testa. Un cucchiaino di bicarbonato. Un cucchiaino di bicarbonato, di un mezzo bicchiere d'acqua. Spremete un limone nell'altro bicchiere, metti in sospensione il bicarbonato, lo butti giù, fa schifo, e dietro ci bevi il limone. Ok. Questo ti toglie la sensibilità dello stomaco, la causa del mal di testa. Ma quello è il principio del brioschi. Sapete il brioschi? E vabbè, come curare il mal di testa secondo Red Ronnie. Leone da Roma, vai. Dimmi. Buonasera. Dimmi, Cruciani. Dimmi, dai, forza. Allora, io volevo dire soltanto due cose, se posso. Il primo è che il generale Vannacci è libero di scrivere ciò che vuole, siamo in democrazia. Non capisco tutte queste critiche, tranne che per il ministro della difesa, perché dice che un militare non può esprimere le proprie idee. Follia totale. Ma non lo secondo dice il ministro della difesa, lo dice la difesa, l'esercito lo dice. Vabbè, dai, andiamo avanti, dimmi. Va bene, l'hanno sospeso così. E penso che poi la gente di sinistra che critica Vannacci, penso che il libro non l'abbia neanche comprato. Vabbè, per non dare soldi a Vannacci. Cosa vuoi dire, Leone? Andiamo al sodo. Ecco, questo qua che secondo me non si devono estrapolare delle singole Luigi frasi. Da Chiavari, non è un cazzo da dire. Luigi da Chiavari, vai, forza, dimmi. Ciao Giuseppe, ascolta, niente, volevo intervenire, visto che ne parlate pochissimo, di quello che succede in Palestina. No, non ne parliamo, ne abbiamo parlato tantissimo, con vari, okay, con ospiti più vari, i più vari. Cosa vuoi dire? Che c'è un genocidio, che c'è una mattanza? No, volevo solo dire che c'è un videogioco, c'è un videogioco, se tu guardi i droni, c'è un videogioco. Il drone, questo videogioco reale, di quello che si vede, di quello che è successo, i bombardamenti. Vabbè Luigi, assassini. Dunque? Dunque, fra 100 anni, fra 50 anni, sì, si vedranno queste immagini. Sì. Cioè, voglio dire, per 80 anni abbiamo visto quello che è successo 80 anni fa in guerra. Per la Luigi, Shoah, cosa vuoi dire? Che è un genocidio, che è un olocausto? Cosa vuoi dire? No, come mai nessuno riesce a fermare una cosa del genere? Tutto lì. Come mai che nessuno riesce a mandare? Come mai c'è la guerra? Come mai ma non siamo è una guerra? Come non mai è una guerra quella? Come mai? Non è una guerra, non è una guerra. E allora, incatenati davanti all'ambasciata israeliana. Scusa, se pensi che sono dei criminali assassini, no, mandano i soldati dell'ONU, devono schierare i soldati dell'ONU. Vabbè, ciao Andrea. Punto. Da Padova, forza. Pronto? Dimmi Andrea, dimmi. Niente. Gonzalo Lira, dissidente ucraino, morto di stenti in un carcere ucraino. Sì, lo conosco la storia. Chiama l'ambasciata ucraina, chiedi spiegazione. Dunque tu ti lamenti del fatto che noi chiamiamo l'ambasciata russa, questo è il punto, no? No. Stesso metro di misura. Chiamate l'ambasciata ucraina. Gonzalo Lira, Gonzalo Lira. Subito l'ambasciata russa. Subito la chiamate. Subito chi? Perché ce lo dici tu, imbecille di un imbecille. Chiama al volo l'ambasciata russa, che gli chiedo una cosetta al volo. Adesso non posso, fermo là. Al volo. Let's go! Da MediaWorld c'è Techies Wow. Lasciati sorprendere dalla migliore tecnologia. Fino al 13 marzo, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM a soli 599 euro. Approfittane in negozi online. MediaWorld, let's go! Bentornati a Buone Notizie Flash di Poste Italiane. Partiamo con una notizia per i libretti Smart. L'offerta Super Smart Premium 366 giorni fa crescere del 3% anno lordo la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart a scadenza. Che aspetti? Hai tempo fino al 7 marzo 2024. Vai su poste.it, app Banco Posta o negli uffici postali. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it. Amore. Sì? Piantala di pulire. Quasar. O passi la vita a pulire, o passi a Quasar. Grazie al nuovo scudo antisporco, rallenta l'accumulo di sporco e polvere. Per una casa più pulita, più a lungo. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale. Sulle piste da sci del comprensorio PM Obreggen a marzo sboccia la musica del Dolomiti Ski Jazz. È tempo di tintarella sulla neve tra piste perfette, rifugi di charme, terrazze assolate, menù a chilometri zero e vini della Val di Cembra. Val di Fiemme, qui sto bene. Scoprilo su visitfiemme.it. Sono loro, sono le Lady Sixties! Con lei del calcio è tanto assimilabile e il suo sodio è trascurabile. Le grandi
mossa per le tue ossa. Per la tua casa c'è l'offerta Noi Due. Dal sole, dal vento e l'energia che ci piace di più. E per 10 anni in bolletta tu sorprese non avrai. Prima dell'adesione verifica condizioni e limitazioni su a2a.it. Sogni una vacanza unica, sicura e indimenticabile assieme ai tuoi cari? Partecipa alle giornate Vacanza Unica dal 9 al 17 marzo 2024. Presso i concessionari aderenti all'iniziativa troverai caravan, camper e van dei prestigiosi marchi Knaus, Weinsberg e Tabert, acquistabili con finanziamento con tasso promozionale TAN 1,99%, TAEG 3,01% o voucher accessori fino a 4.000 euro. Annuncio pubblicitario, esempio di finanziamento su un importo di 30.000 euro in 60 rate da 532,71 euro. TAN 1,99, TAEG 3,01%, importo totale dovuto dal consumatore 32.314,60 euro. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida fino al 31 marzo 2024. Per maggiori informazioni clicca vacanzaunica.it. Ti aspettiamo. Le 19. GR24, il sole 24 ore. Medio Oriente, trattative in salita, domani nuovo round, 1500 camion di aiuti fermi al valico di Rafah. Ok del Parlamento alle missioni in Ucraina, Gaza e Mar Rosso, sia la mozione dei 5 Stelle, Aspides sarà solo difensiva. Dossieraggio Meloni, gravissimo quanto emerge dall'inchiesta, parole di condanna anche da Schlein, attese le audizioni di Melillo e Cantone. Calcio, ottavi di Champions, la Lazio a Monaco contro il Bayern, difende l'1-0 dell'andata. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, apertura dedicata alla guerra in Medio Oriente, da dove non giungono buone notizie sulle prospettive di un cessate il fuoco. Secondo fonti egiziane comunque proseguono le trattative al Cairo per raggiungere una tregua nella striscia di Gaza e domani si terrà un nuovo round fra le parti. Sono ancora in salita le trattative per arrivare a un accordo nella striscia di Gaza. Gli Stati Uniti chiedono ad Hamas di accettare il cessate il fuoco immediato, ha detto il segretario di Stato Anthony Blinken. Ma il capo delle relazioni politiche internazionali di Hamas, Bassem Naim, secondo quanto riporta Sky News, dice che è nelle mani degli americani esercitare pressione sugli israeliani. Intanto Israele accoglie con favore il riconoscimento definitivo da parte delle Nazioni Unite del fatto che Hamas abbia commesso crimini sessuali il 7 di ottobre. Nell'importante rapporto pubblicato dal rappresentante speciale del segretario generale ONU sulla violenza sessuale nei conflitti Patten, lo ha detto il portavoce del ministero degli esteri israeliano Lior Ayat. Hamas respinge e deplora il rapporto, dice che sono accuse false e infondate. In tutto questo 1500 camion di aiuti sono fermi al valico di Rafah, da una parte l'Egitto, dall'altra Gaza. Nessuno esce da qui e in pochi possono entrare. Ci sono autisti che aspettano da 40 giorni e non sanno per quanto tempo ancora. A riportare tutto questo la delegazione italiana che è arrivata oggi al valico. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore. Intanto via libera della Camera e del Senato la missione EUAM in Ucraina, alla missione Levante per gli aiuti umanitari a Gaza e alla missione Aspides nel Mar Rosso. Il servizio. Risolte le divergenze emerse ieri in commissione, via libera bipartisan oggi del Parlamento alle missioni internazionali, tra cui quella militare di protezione delle navi nel Mar Rosso, Aspides. La Camera ha autorizzato la missione con 271 sì e 6 no alle diverse mozioni presentate che prevedevano il via libera, e anche al Senato il copione è stato simile. Solo Alleanza Verdi Sinistra contraria. La novità principale sul piano politico è l'appoggio dato dal Movimento 5 Stelle alla risoluzione del governo, ma solo dopo le rassicurazioni in aula da parte del ministro degli esteri italiano.
italiani. La missione Aspides avrà compiti soltanto di natura difensiva. A non convincere i pentastellati era l'avverbio eminentemente, poi eliminato, davanti all'aggettivo difensivo, ma il governo rassicurato eminentemente per noi non significava soprattutto, ma andava a rafforzare l'aggettivo. Aspides, di cui l'Italia avrà il comando, non avrà in nessun caso carattere preventivo, le parole di Tajani. Dal Parlamento via libera anche alla missione civile europea EUAM per l'Ucraina e alla missione Levante, nella quale, ha specificato il ministro della difesa Crosetto, puntiamo a portare aiuti a Gaza attraverso un corridoio marittimo e anche dal cielo. Quanto agli attacchi nel Mar Rosso, a cui fa riferimento la missione europea Aspides, i ribelli yemeniti Houthi sono tornati alla carica attaccando la nave di proprietà svizzera MSC Sky 2, battente bandiera liberiana. Nessun ferito, a bordo è scoppiato un incendio poi domato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rafforzare e rendere più autonoma l'industria europea della difesa. Con questi obiettivi la Commissione UE ha presentato oggi il nuovo programma europeo per l'industria della difesa, finanziato con 1,5 miliardi di euro dal 2025 al 2027. L'aggressione russa all'Ucraina, ha detto l'alto rappresentante per la politica estera europea, Josep Borrell, rende urgente aumentare la capacità della nostra industria della difesa. Oltre ai programmi lanciati lo scorso anno, ASAP per le munizioni pesanti ed EDIRPA per gli acquisti comuni, la Commissione europea ha presentato la proposta, che dovrà essere approvata dai 27 paesi e dal Parlamento, per un piano a regime per l'industria europea di difesa, dotato di 1,5 miliardi di euro dal 2025 al 2027, 500 milioni all'anno. La nostra industria della difesa, hanno spiegato in conferenza stampa i commissari Breton, Vestager e Borrell, non è oggi in grado di rispondere all'aumento della necessità di armi. Ne abbiamo acquistato 3/4 all'estero negli ultimi 2 anni. L'obiettivo è produrre di più, ma anche in modo più efficiente, con progetti industriali comuni e acquisti comuni. L'obiettivo è arrivare entro il 2035 al 60% di armi comprate in Europa. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia, si terranno con ogni probabilità giovedì le audizioni al COPASIR del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e del procuratore di Perugia Raffaele Cantone. Entrambi i magistrati avevano chiesto di essere ascoltati dal comitato in relazione all'inchiesta sui presunti dossieraggi ai danni di politici e VIP, e già domani Melillo verrà sentito in commissione antimafia. La schedatura illegittima di centinaia di persone è di una gravità inaudita, ha detto la segretaria Dem Elly Schlein, e parole dure sono arrivate anche dalla presidente del Consiglio Meloni. È gravissimo quanto emerge dall'inchiesta di Perugia. Utilizzare così le banche dati pubbliche non c'entra niente con la libertà di stampa, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo sull'inchiesta che arroventa lo scontro politico. Penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo delle verifiche su cittadini comuni e non a loro piacimento, per poi passare queste informazioni alla stampa. Situazione grave anche per il ministro della giustizia Carlo Nordio. Il diritto alla privacy, dice, è garantito dalla Costituzione, è diventato oramai una sorta di aspirazione metafisica. Lo scontro intorno all'inchiesta su politici e VIP spiati attraverso l'accesso non autorizzato alle banche dati della DNA non si placa, anche in vista dell'audizione del procuratore Giovanni Melillo in commissione antimafia, che ha subito accolto la richiesta urgente di audizione del magistrato e quella del procuratore di Perugia Raffaele Cantone, il titolare dell'inchiesta che sarà ascoltato giovedì. La maggioranza attacca il vicepresidente della commissione, al pentastellato Federico Cafiero De Rao, ex procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Non partecipi alle riunioni della commissione sull'inchiesta di Perugia, dice Forza Italia, mentre Italia Viva chiede l'audizione di Cafiero De Rao in commissione antimafia. Il Movimento 5 Stelle difende Cafiero De Rao. Nessuno tenti di sfruttare questa vicenda, dice Roberto Scarpinato, per infangare persone e istituzioni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto dal Presidente della Repubblica Mattarella oggi sono arrivate parole importanti su libertà di stampa e democrazia. Libertà di stampa fondamentale per la nostra democrazia, come per qualunque democrazia, che vede nella nostra Costituzione una tutela netta, chiara, indiscutibile. Su libertà di stampa e democrazia arrivano chiare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un ruolo indispensabile che sta a cuore alle istituzioni.
chiamate a tutelarla, ciascuno nelle proprie competenze e nei propri ambiti, naturalmente, nelle proprie responsabilità. A fronte della tutela costituzionale, ha ricordato il capo dello Stato incontrando al Quirinale i vertici di Casagit, da parte dei giornalisti c'è un'assunzione di responsabilità, lealtà, indipendenza dell'informazione e libertà di critica nel rispetto della personalità altrui e dei fatti. Da Mattarella anche la precisazione sulla promulgazione delle leggi. Quando il Presidente della Repubblica promulga una legge, ha detto, non la fa propria, non la condivide, fa semplicemente il suo dovere. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il capo dello Stato ha promulgato la legge che prevede l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid e sulle misure adottate. A proposito di Covid, c'è anche il governatore della Campania De Luca tra le 6 persone che andranno a giudizio dinanzi ai giudici della Corte dei Conti per la smart card introdotta in Campania, finalizzata a dimostrare che si era vaccinati contro il Covid. Secondo l'accusa, la produzione delle card sarebbe stata una spesa inutile in quanto si sovrapponeva al Green Pass nazionale. Parata di leader politici in Abruzzo per il rush finale della campagna elettorale e il voto delle regionali del 10 marzo, un appuntamento diventato politicamente ancora più importante dopo la vittoria della candidata di centrosinistra Todde in Sardegna, a cui si guarda anche in chiave nazionale. Ma facciamo il punto in diretta con Emilia Patta. Buonasera Emilia. Buonasera, allora è appena iniziato il comizio in Piazza della Rinascita a Pescara, il comizio conclusivo dei leader del centrodestra, con il governatore Marsilio ci sono la premier Giorgia Meloni e i vice premier Antonio Tajani per Forza Italia e Matteo Salvini per la Lega. Marsilio ha appena detto 5 anni fa l'Abruzzo era fuori dalla carta geografica ed oggi lo lasciamo che ha rialzato la testa. Insomma, la maggioranza di governo si compatta attorno al candidato che ricordiamo è un fedelissimo di Giorgia Meloni, quindi per la premier questo è un test molto importante dopo la sconfitta in Sardegna proprio con un suo uomo che era il sindaco di Cagliari Paolo Truzzo, sconfitto sia pure per pochi voti dalla candidata unitaria di PD e 5 Stelle Alessandra Todde. Quindi è un test molto importante perché se dovesse prevalere il centro-sinistra effettivamente insomma sarebbe un colpo personale per la premier e forse anche l'inizio la fine della luna di miele, no? Cosiddetta luna di miele che dura più di un anno con gli elettori. Quindi è un test particolarmente importante sia a livello personale che a livello politico. Da sola a Teramo con Marsilio la premier è andata nel pomeriggio alla Camera di Commercio di Teramo per un incontro con imprenditori, commercianti, insomma un po' a voler rassicurare il ceto produttivo, e al centro del suo intervento c'è stata appunto la questione delle infrastrutture. Dice al reddito di cittadinanza preferiamo le infrastrutture di cittadinanza, naturalmente ha parlato della Roma-Pescara che pochi giorni fa il CIPES ha stanziato ben 900 milioni per la realizzazione di quest'opera, ha spiegato che era prevista dal PNRR ma non era finanziabile perché si concluderà dopo il 2026 e quindi il governo l'ha messa in sicurezza, quindi ha puntato molto e punterà molto probabilmente anche dal palco di Pescara su questo rafforzamento delle infrastrutture, per quella che si annuncia comunque un testa a testa tra due candidati e un test molto importante per Meloni e per il governo. Grazie Emilia Patta. E parliamo di economia. L'Istat conferma le stime del PIL per il quarto trimestre 2023 e rivede leggermente al rialzo la variazione acquisita per il 2024. Sarebbe quella che si avrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno e che è pari allo 0,2%. Ci spostiamo adesso, guardiamo alla cronaca, ci spostiamo a Palermo dove è arrivata la prima condanna per lo stupro di luglio ai danni di una 19enne.
È l'unico minorenne ad aver partecipato alla violenza di gruppo in un cantiere abbandonato del Foro Italico a Palermo. È stato condannato con rito abbreviato ad 8 anni e 8 mesi. L'accusa aveva chiesto 8 anni. Anche gli altri 6 maggiorenni sotto indagine saranno giudicati con rito abbreviato, ma ad aprile. La vittima, una 19enne palermitana, venne anche ripresa durante le violenze e il video fu fatto girare fra amici. Il ragazzo, ora maggiorenne, era stato arrestato ad agosto e affidato ad una comunità per essere poi ritrasferito in carcere per aver pubblicato sui social alcuni commenti in cui non mostrava alcun ravvedimento per quanto fatto. Ad accusarlo anche una chat in cui ammetteva con un amico che la ragazza non era consenziente, come invece sostenuto dai legali dei 7 imputati. Una decisione, quella del GUP, che serve a ristabilire la verità dopo tutte le false notizie e le infamità nei confronti della vittima di questo stupro di gruppo che qualcuno ha cercato di far passare come un rapporto consensuale. Il commento dell'avvocata Carla Garofalo, che assiste la 19enne. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stasera si gioca in Champions Bayern Monaco Lazio. Un centinaio di tifosi laziali si sono trovati ieri sera nella birreria Hofbrauhaus di Monaco, di Baviera, sinistramente storica perché Adolf Hitler vi fondò il partito nazista. Gli ultras biancocelesti, come mostra un video, hanno intonato cori fascisti e fatto il saluto romano gridando duce duce. La polizia di Monaco ha confermato che in corso un'indagine, uno degli ultras sarebbe stato arrestato. Torniamo al calcio giocato. Stasera quindi si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Lazio e Bayern. I biancocelesti in Germania partono dall'1-0 ottenuto all'andata all'Olimpico. Si gioca anche in Spagna con la Real Sociedad, chiamata a ribaltare lo 0-2 dell'andata contro il PSG. Finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, in regia Roberta Frisani. Adesso torna alla Zanzara con Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Volete sapere il segreto del tempo? Il tempo lenisce, smussa, toglie, mitica, smorza, lima, addolcisce. Sì, insomma, avete capito. Il tempo rende tutto più easy. Come per la grappa 18 lune, che invecchia 18 mesi in botti di legno. E l'una dopo l'una il profumo si fa intenso, il gusto si arrotonda e diventa ancora più piacevole. È così che nasce lo spirito giusto. È così che nasce grappa 18 lune. Gustatevela, mixatela, godetevela. Grappa Marzadro 18 lune. Stravecchia, stragiovane. Pensa che bello se a primavera rifiorisse la nostra casa. Beh, con Primavera di sconti di Iperceramica può succedere. A marzo spuntano offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti. Ma magari spuntasse anche chi segue i lavori in modo serio e affidabile. C'è, è Ristruttura Smart. La piantiamo di parlare e andiamo in negozio. Mi hai colto nel pensiero. Iperceramica, vieni a innamorarti di casa tua. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Si vuole parlare al telefono con la Zanzara da pallotto 0024 0024, oppure si vuole andare a farci i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Caro Cruciani, Zanasi è la prova che il giocattolino ti sta sfuggendo di mano. Prima o poi tu dovrai andare davanti a un giudice per tutti gli sconvolti che faranno qualche cazzata e tu ne risponderai. Stai attento, Cruciani. E poi piangerai, come fate di solito voi della destra.
Ma questo qua è una specie di Parenzo che non ce l'ha fatta, eh. Enzo da Torino, abituale interventista di questa disgraziata trasmissione, caro Parenzo, che dice che io pagherò per gli ospiti, per gli ospiti che porto qui. La realtà è completamente diversa, è ovviamente. No, caro Nevio, non è regolare, non pagherò un cazzo. È gente che esprime liberamente le proprie opinioni. Anche Zanasi, Filo Russo, eccetera, eccetera, esprime le proprie opinioni. Poi ieri l'ho dovuto cacciare perché era esagitato. Era completamente esagitato. Allora, posso dirti una cosa? Secondo te c'entra qualcosa l'8 marzo, la festa delle donne e la questione della, di Gaza, dei palestinesi? Rispondi a questa domanda. No, non c'entra qualcosa. Assolutamente. E allora, io voglio nulla, dire a queste femministe, a queste femministe di un'associazione che ha a fatto più, che ha fatto più danni che altro, non una di meno. Hanno fatto più danni, hanno prodotto più danni per le donne che vantaggi, non una di meno. Scioperare contro il patriarcato? Senti, leggi che, perché uno, se non, se, se non si rende conto delle follie che, uno, che, vabbè, che scrivono e che dicono, uno non si rende conto sul serio di che pasta sono fatte queste persone. Scioperare contro il patriarcato significa reclamare il cessate il fuoco su Gaza per fermare il genocidio. Ma Hamas che cazzo fa con le donne? Che cazzo fanno Hamas con i gay, con i froci, con gli, certo, con gli omosessuali, certo, porca ma puttana? Certo. Ma queste di non una di meno, quando la fanno una missione, certo, a Gaza per protestare contro Hamas? L'8 marzo. Io dico, guarda, vado ai pazzi, vado ai... Chiamate pure, non uno di meno, chiamate, vi apro tutto il microfono per mezz'ora. Chiamate! Protestate per il patriarcato, che in Italia non esiste peraltro, ma fate voi benissimo, il patriarcato in Italia non esiste, ma va bene. Ma vi dovete incatenare alle ambasciate, davanti alle ambasciate dei paesi arabi e musulmani, perché in Italia il patriarcato non esiste! E poi cosa cazzo c'entra il genocidio a Gaza col patriarcato? Al contrario, diciamo, no, Hamas hanno altri sono... problemi. Dai, su. Roberto da Venezia, dai, forza. Se c'è una società maschilista, mi hanno fatto incazzare anche oggi. Mi hanno fatto incazzare anche oggi. Io mi incazzo ogni volta per qualcosa di diverso. Oggi mi hanno fatto incazzare, uno, quelli del traffico che hanno mandato in onda quella roba vergognosa. Già il traffico non lo sopporto, inutile. In più mandano in onda un file completamente disturbato in cui non si capisce una sega nemmeno delle informazioni, sicuramente non aggiornatissime dal punto di vista del, del secondo per secondo, che vengono mandate in onda. Pazzesco, guarda, pazzesco. E poi adesso cazziatemi, la direzione mi può cazziare per questa cosa. Io voglio bombardare, metaforicamente, bombardare il traffico, eliminare il traffico in diretta. No, invece io lo voglio eliminare. No, ma io invece, guarda, lo trovo veramente utile, perché quelle volte che sono in macchina e ascolto sempre solo Radio 24, tranne che alle 18:30, beh, no, il traffico sei in onda, lo trovo utilissimo. Onda, lo trovo utilissimo perché in realtà magari sto non per prendere utile, una strada. La gentile ragazza mi annuncia che a Barberino del Mugello c'è fila e quindi esco prima. Mi piacerebbe però che il traffico venisse anche letto e implementato dal professor Orsini, secondo me sarebbe utilissimo. Va bene, dai, però, forza, Roberto da Venezia. Tu dici che alla fine finirà per fare il traffico, dici il professor Orsini. No, ma io non glielo auguro, non glielo auguro. Se tu lo chiami, ma che male c'è? Non glielo auguro. Perché fare il traffico c'è, no, qualcosa però di male, non glielo auguro, posso dirti. Posso, voglio dire al mio amico generale Vannacci, al mio amico generale Vannacci, no, ma voglio dire al generale Vannacci, che è un mio amico e di cui presenterò il libro fra due settimane. Ma uno che si fa pagare il biglietto 30 euro per andare, ma se a sentire Vannacci, se vuoi, ma questa è un'altra cosa. Che cazzo vuoi? Se uno ci vuole andare ci va, se no non ci vai. Insomma, me ne frega 30 me. Euro, ma scusami, io posso pagare 30 euro per sentire uno che accarezza ma la mano di una andare, negretta? No. Ah, a proposito, ti voglio leggere il passaggio incriminato perché lo sono andato a recuperare. Tu stai attaccando da mesi il generalissimo Vannacci, di cui presenterò il libro il 23 o il 24, adesso non mi ricordo bene, a Vicenza. E quanto ti paga? A Vicenza, no, zero. Quanto prendi ma per figura, farlo? Io prendo i soldi, secondo te. Tu lo fai gratis? Certo, ma fammi capire, cioè tu lo fai gratis? Sì. Assolutamente. Tu presenti gratis il libro di Vannacci? Certo, assolutamente sì, gratis. Cioè fammi capire, ma tu presenti gratis, grazie, il libro, certo, di Vannacci? Sì, grazie, prego generale, non si preoccupi. Prego, senti, cioè quello guadagna 600.000 euro, fa pagare 30 euro per lei e tu presenti gratis il libro di Vannacci. Effettivamente è un ragionamento che ma mi... Io ma adesso tu il weekend non hai niente di meglio da fare che andare gratis, vado, a presentare il libro di Vannacci. Vado a Vicenza, io una mezzo... lo trovo scandaloso, ma io posso dire, è scandaloso. A casa mia, sì, quando
mia moglie mi dice stasera che ne dici, andiamo a cena, gli dico come minimo sono 50 euro. Dico, come 50 euro? Sì, mi devi dare 50 euro, 30 ne prende, cioè, Vannacci pure con tua moglie, dire, pure io con varrò moglie. 50, ma io varrò 50, una cena come varrà 50 euro o no? Anche a casa, al compleanno dei miei figli, gli ospiti, i parenti, i nonni hanno pagato per vedermi, per stare nella mia compagnia. Ora fammi capire, sì, vado, tu vai vado a presentare, a Vicenza, il, libro il libro di Vannacci, quello in teatro, guarda, sì. A Vicenza vai, manco sì, a Milano, fino a Vicenza. A Vicenza, sì, a Vicenza. Ma tu non hai una vita mai, delle cose da fare o no, no? Anche tu. Ma come non ho cose da fare? Devo preparare un sacco ma di roba. Ma non hai cose da fare? Musica, ma uno può musica, passare per favore, il musica, weekend. Cazzo che volete. E cosa fate? Dormite nello stesso letto poi tu e Vannacci? Avete la stessa stanzina? La mattina che cosa fai? Gli rimbocchi le coperte non al generale? Quel tipo di... Perché altrimenti gli si scopre il culetto e prende il raffreddore, non può più farsi paracadutare. Ma che cosa fai la sera? Gli rimbocchi, gli metti il pigiamino, gli metti anche le scarpine sotto al letto, gli dici, generale, posso portarti una tazza di tè, sono caro eterosessuale, generale Vannacci? Amico mio, sono eterosessuale. No, ma se, non è per quello, è un delitto, dillo, ma immagino che per risparmiare dormiate nella stessa stanzetta, in letti divisi, ovviamente. Allora, fu nel cosa fai? Gli fai pure il bidet al generale la sera quando tornate? Che cosa fai? Che cosa fai col generale? Perché passi il weekend? La cosa grave è che è gratis, lo capisci o no? Se mi dicesse, guarda, l'hanno pagato, gli hanno dato un, che so io, un 500 euro, 1000 euro per stare lì, dico vabbè, 1000 euro avrà, ha bisogno, poverino. No, posso dirti che però guadagna, io costo bisogno, talmente tanto, ha bisogno di arrotondare. Io costo tanto, dunque secondo me tra, quindi vai tra, gratis, e dunque vado a gratis, Vicenza, o tanto a Vicenza, gratis, come non voglio pesare poi sulle gratis spalle. A Vicenza, ah ecco, e quindi cosa fate? E qui dormite nella stessa camera, che avete fatto? Fu nel 1975, lui dorme giù, nel letto giù, per ma non che cazzo c'hai oggi? Fu nel 1975 quando con tutta la famiglia ci trasferimmo a Parigi che per la prima volta cominciai a venire a contatto quotidianamente con persone di colore. Mi ricordo nitidamente, aspetta, era ragazzino, mi ricordo nitidamente quanto suscitassero la mia curiosità, tanto che nel metrò fingevo di perdere l'equilibrio per poggiare accidentalmente la mia mano sopra la loro, aspetta, Africa, mentre si reggevano al TNT bene, capito che il TNT bene che cazzo è? Comunque al TNT bene dei vagoni per capire se la loro pelle fosse al tatto più o meno dura e rugosa della nostra. Ma tu ti rendi conto? Li guardavo continuamente con quella scarsa discrezione che caratterizza l'atteggiamento di molti bambini curiosi e mi colpiva sia la tonalità molto più chiara del palmo delle loro mani, questo è un dato di fatto, sia il netto contrasto che si percepisse nei loro occhi, dove la sclera, la parte bianca del bulbo oculare, si staglia con i colori estremamente scuri delle loro pupille. Mamma, capito? Il bambino ha colto anche, prego generale, ha colto anche questo aspetto, cioè il bulbo oculare particolarmente bianco e i colori che fanno da contrasto. Bastarono poche settimane, la vista dei neri smise di incuriosismi. Non era poi così raro, infatti, trovarsi a giocare in gruppi di marmocchi, che includevano anche qualche bambino di colore, con i quali ci rotolavamo e arruffavamo insieme in qualche parco della capitale. Vedi, tu hai negato questa parte inclusiva del generale Vannacci, questa seconda parte. E con una quale parte facevano inclusiva recuperare la palla. Uè, Negretto, recupera la palla, portala qui al futuro generale, Negretto! Ma dai! Pasquale della provincia di Frosinone, vai Pasquale. Scandaloso. Dimmi. Ciao, buonasera. Dimmi. Io volevo dire, qua tutti i termini usano il termine normale dopo il generale Vannacci, ma il termine normale statisticamente indica in una frequenza, distribuzione di frequenze, 100 italiani, 60 mangiano il pollo, è normale mangiare pollo. Allora, 60 milioni di italiani, 50 milioni sono bianchi, caucasici, ditelo come volete. No, ma questo è normale che gli italiani sono bianchi, non è un'offesa. Se il 2% sono africani, non è normale per l'italiano essere così, ma non è razzismo. Pasquale, oggi purtroppo ti ringrazio di questo preziosissimo contributo della provincia di Frosinone. Ma io ti ripeto, io voglio bene a tutti, a me il bianco, nero, tu sei un gigante del pensiero semplice, del pensiero normale, del pensiero popolare. Sei un idiota. Pasquale dalla provincia di Frosinone. Ma guarda che sparenzo di No, non ti preoccupare Pasquale, stai tranquillo. La cosa fondamentale, tu sei un esempio del pensiero semplice, di quello che una volta veniva chiamato, Parenzo se lo ricorda bene, un filosofo disse, il pensiero
il pensiero debole, bravo, debole, il pensiero debole, debole. Ma in realtà il pensiero debole, beh, in questo caso è un pensiero fortissimo, in questo caso è un pensiero fortissimo. Pasquale ha detto chiaramente: la normalità non è razzismo, non è... voi vedete il razzismo in ogni cosa, avete rotto i coglioni. Io sono stato bambino anch'io. Allora io posso dirti, la Francia, scusa, la scuola, Pasquale, giù un attimo, giù pure tu un attimo. Allora, la cosa, in Francia, come sapete, hanno approvato in Costituzione il diritto all'aborto. Ora, io, uno può pensare, se uno fosse pazzo, che è una cosa razzista nei confronti di chi è contro l'aborto. Siccome è in Costituzione, discrimina chi è contro l'aborto, chi si batte contro l'aborto. Io, per esempio, sono a favore dell'aborto, come sai, sono a favore dell'aborto alla grandissima, ma non metterei mai in Costituzione il diritto all'aborto. Non serve, c'è una legge. Se uno è contro l'aborto, cerca di scardinare la legge sull'aborto. Che male c'è? C'è un qualcosa di male a battersi contro l'aborto? Per cui una Francia che mette in Costituzione la legge sull'aborto, il diritto all'aborto, discrimina chi si vuole battere contro l'aborto. Ma se fossi pazzo penserei così, ma siccome non sono pazzo, dico libertà, libertà, libertà. Roberto, provincia di Forlì, vai. Allora, Cruciani, il doppio giochista. Con Vannacci dici che quello che dice sugli omosessuali, che dicono che non sono normali, va bene, perché lì è la statistica, cioè usiamo il lessico, usiamo l'etimologia. Poi per Gali a Sanremo, che dice genocidio senza nominare Israele, Palestina, nulla, lì ma lì c'era il messaggio di fondo. Fai due pesi e due misure. Ma non ho capito bene qual è la polemica, scusami Roberto. Quello dice chiaramente una cosa, Gali a Sanremo, ancora ce lo ricordiamo, per carità, io me lo volevo dimenticare, dice senza nessuna discussione eccetera, come giusto che sia, fa un appello contro Israele dicendo c'è un genocidio a Gaza, lo mandano via dal palco e si scatena la polemica. Che c'entra con quello che ho detto io? Cosa c'entra con quello che ho detto io? Cioè non c'entra assolutamente nulla. Gli amichetti tuoi, miei chi sarebbero? Bene, gli pari sempre il culo, ti inventi cazzate, scuse. Senti amico mio, io non è che sono gli amichetti miei. Il libro del generale Vannacci, perché qui è citato più che a casa sua, probabilmente ha ragione Parenzo. Il libro del generale Vannacci l'ho letto innanzitutto e non ci ho trovato nulla di razzista. Poi posso non essere d'accordo su tante cose. Come sapete, io sono a favore dell'aborto, legalizzazione delle droghe leggere, utero in affitto, froci dappertutto, matrimonio e adozione. Sono posizioni di Vannacci, queste? No. Però sono per la libertà di espressione, la più ampia possibile, e non c'è nulla di razzista. State dipingendo Vannacci e soci come dei razzisti. Li farete arrivare al Parlamento Europeo con la carrozza alata. Speriamo. Fermi tutti. Una bella facciata non cambia con il climatizzatore. O forse sì. Per non avere dubbi, scegli le soluzioni invisibili Tecnopoint, leader nel settore dei climatizzatori senza unità esterna. Centri storici, edifici di pregio architettonico, ma anche per ambienti residenziali o commerciali. Tecnopoint, da 25 anni la soluzione di climatizzazione senza unità esterna adatta al tuo edificio. Informati sul sito tecnopoint.com e contattaci per un preventivo. Quando cambi modo di muoverti, anche ciò che ti sta intorno cambia. Come quando decidi di cominciare a fare sport e le tue giornate improvvisamente si riempiono di un'energia tutta nuova. O come quando scegli la comodità, passando al car sharing Enjoy e spostandoti in modo più sostenibile. Ed è per scelte come questa che nasce AnyLive, per creare nuove soluzioni di mobilità. Scoprile tutte su AnyLive.it. AnyLive, la mobilità viva. Ah dai, ancora quella vecchia stampante. Lo sai che con le stampanti HP Laser puoi ottenere stampe rapide e di qualità con testi nitidi e colori brillanti? Il tutto in un design compatto, perfette per professionisti e uffici. Cosa aspetti? Approfitta della promozione sulle stampanti laser e i toner originali HP. Fino a 140 euro di cashback per acquisti entro il 30 aprile presso tutti i rivenditori aderenti alla promozione. Termini e condizioni su hp.com/it/offerta-laser. Una nuova voce per Esquire Italia. Il primo numero con una nuova direzione editoriale e creativa per un magazine che esplora l'attualità culturale, le arti visive, lo stile e i piaceri della vita. Un magazine pensato per l'uomo che desidera sognare e che fa sognare. Esquire Italia, in edicola dal 5 marzo. Da Conad fino all'8 marzo acquista una begonia a 4,99 euro. 50 centesimi saranno devoluti all'associazione Dire, donne in rete contro la violenza, per il sostegno alle case rifugio. Scopri di più su chisiamo.conad.it. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta
Borse in diretta. Buonasera, subito a Wall Street, dove sono negative le borse. Al momento il Dow Jones sta scendendo dello 0,77%, mentre il Nasdaq sta perdendo l'1,66%. In Europa, in una seduta contrassegnata dalla cautela per le borse, il FTSE MIB ha chiuso di slancio a più 0,71%, riportandosi sopra quota 33.000 punti, nuovo massimo dal 2008, ovvero dalla crisi di Lehman Brothers. A dare lo slancio al listino milanese, la corsa dell'energia e delle multi-utility con A2A maglia rosa in rialzo del 3,82%, seguita da Saipem su del 3,61% e da Tenaris che ha guadagnato il 3,57%. In fondo al listino Moncler ha perso l'1,40%, Interpump Group ha ceduto l'1,30% ed ST l'1,15%. Quanto agli altri listini, Londra è salita dello 0,08%, Francoforte ha perso lo 0,10% e Parigi ha ceduto lo 0,30%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,0853. È tutto, la borsa torna tra un'ora. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma. Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio. Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile. E ci mantiene giovani. Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane. Perché Oliveto è Oliveto. Lo sai quanto veloce va il mondo? Io sì. Ho 26 anni e non ho tempo da perdere. Voglio aprire la mia impresa CN Adesso. CN Adesso voglio supporto, consulenze e competenza. CN Adesso è il mio momento di contare e di decidere, di trasformare la mia energia in lavoro. CN Adesso inizia la mia strada. La tua impresa è il futuro di tutti. Entra in cna.it. CNA, artigiani imprenditori d'Italia. Attenzione, è stata smarrita una telefonata di lavoro. Ritornare urgentemente in ufficio oppure scegliere team ufficio ovunque sei. Non perdere neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Corri nei negozi team o vai su teambusiness.it. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Incontri con il risparmio. Martedì 12 marzo alle 15, appuntamento in diretta streaming con Deborah Rosciani e Mauro Meazza per capire come cambia lo scenario economico-finanziario e come supportare i risparmiatori nella loro educazione finanziaria a fronte di un mercato in continua evoluzione. Per partecipare all'evento digitale gratuito vai su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con Banor, orientati al valore. E con Zurich Bank, la rete dei consulenti finanziari di Zurich. La Zanzara. Me ne frego di morire. Ah, questo ci ha mandato di Togliatti e del sol dell'avvenire. Se il sol dell'avvenire, vabbè, questo è un cretino, è rosso, dai, di colore. Me ne frego di Togliatti sventolando il tricolore. Ce ne freghiamo della, ma perché avete mandato questo? La camicia nera trionferà. Se non trionfa sarà un bordello col manga. Per un'Italia più bianca, più cattolica, meno frocia, anzi non frocia, con le classi a scuola divise, bambini da una parte, bambine dall'altra, 4 ore di religione tutti i giorni. Italiani, vota il generale Vannacci, vota per un'Italia più bianca, non frocia, più cattolica, votate! Allora, eccoci qui, caro Davide, ti presento fra poco una persona che è venuta qui a trovarci. Purtroppo, devo dirti, è venuta a trovarci scortata. Perché in Italia si può finire scortati per minacce che si ricevono per fare una politica che può essere ovviamente discussa, ma vengono fatte delle minacce di morte. Minacce di morte. Di morte. Prima però, Caterina da Napoli, vai, dimmi. Caterina, pronto? Dimmi, pronto, tesoro. Mi senti? Sì. Ciao Cruciani, ascoltami, ti volevo dire una cosa. Dai, dimmi, Caterina, cara, tu usi delle espressioni, sì, che certamente, guarda, ci sarebbe da prenderti a schiaffi. Ma mi prenda anche a schiaffi, signora mia.
Ma la parola frocio io la uso con amore, non la uso con non disprezzo, la uso con amore la parola frocio, bisogna vedere come uno la usa. Io mi batto per la libertà di espressione alla Feltri, la parola frocio io la uso con amore, con amore. Ma che libertà di espressione? Che libertà di espressione? Questa è libertà di essere maleducati, è la libertà di fare quello che e chi lo decide chi è maleducato? Chi lo decide chi è maleducato? No, Caterina da Napoli, Caterina da Napoli. Sì, ti sento. Frocio è un dispregio attivo. Ma chi, chi lo dice? L'avete imposta voi questa nuova lingua. È un dispregio. Come dite, come al nord dicono culattone, sono termini schifosi. E vabbè, tu pensi che siano schifosi, non li pronunciare, no, non impedire agli altri di pronunciarli, però. Lo sto solo ripetendo. Guarda, un grandissimo omosessuale, scusami Caterina, un grandissimo omosessuale della tua città, che era un grandissimo esperto, adesso ho un attimo di vuoto di memoria ma non mi ricordo bene, forse Parenzo Parenzo me lo saprà ricordare sicuramente. Il mitico Isotta, che era un grande critico musicale, Paolo Isotta, amava essere chiamato Checca, Frocio, Finocchio e tutto quello che comporta questa roba qua. Dunque, non rompete i coglioni. Un altro mio amico, Nino Spirlì, ex presidente della Regione Calabria quando era nella Lega, Nino Spirlì ha detto che lui vuole essere chiamato Frocio, che la parola gay gli fa schifo. Allora, ma di che cazzo parliamo? Tu sei Frocio? No, io non sono eterosessuale. Sei sicuro? Guardi che ho letto qualcosa di te, Ho letto qualcosa. E anche di Vannaccia. Lo sai che pure Vannaccia ama gli uomini? Questo l'hanno mai detto? Questo è pazzo. Mai sentito una cosa del genere? Ma non ci sarebbe niente di male, ma non credo, non risulta. Sì, non risulta. E poi viene a parlare di patriarcato. Il patriarcato non esiste. Ma tu sei imbecille, sei proprio imbecille. Ti amo. Ciao, love. Ciao. Allora, abbiamo il sindaco di Monfalcone, Anna Cisint. Buonasera, Cisint, buonasera. Buonasera, eccoci qua. Caro Parenzo, un applauso per fuori della regia, un applauso, grazie. Allora, conosciuta anche all'estero per alcune minacce ricevute che sono entrate nel cuore della comunità musulmana e ha la scorta da qualche giorno, perché ovviamente che cosa hanno scritto? Ha chiuso dei centri di preghiera islamici, non vuole far pregare gli islamici. Che cos'è che hanno scritto? Da dove vengono queste minacce? Queste arrivano quasi tutte sono arrivate sui miei social, arrivano quasi tutte da appunto organizzazioni musulmane e sono deliranti, sono molto violente. Questa ad esempio... malissimo, perché minacciano cose molto molto gravi. Allora Allah si arrabbierà con te, Allah sceglierà la giusta punizione per la persona responsabile, l'angelo della morte riporta l'anima ad Allah. L'angelo della morte arriverà, mi prenderà e siccome dovrò morire con molta violenza, allora mi hanno pure mandato i video di come dovrò morire. I video di come dovrò morire. E che video erano? Com'è? Sgozzata, sono appiccata? Sono dei video in cui appunto altre persone hanno subito... Come dovrai morire? Sono morti incatenati, delle cose veramente molto violente. Mamma mia. E oltre a questo, tra l'altro, poi mi dicono che quello sarà il momento precedente alla conversione all'Islam. Altre minacce davvero brutte. Ma tu ti sei pentita di avere quello che dicono, tra virgolette, impedito ai musulmani di pregare? Perché spieghiamo la cosa. Io non ho mai impedito niente a nessuno, perché assolutamente la libertà di culto non è. Dunque, tu dici: i musulmani della tua città, che sono tantissimi, ricordiamo: 6.600 su circa 30.200 sono il 30% abitanti complessivi. Ma allora la questione è abbastanza semplice, nel senso che dobbiamo capire se le leggi ancora si rispettano o no. In questi casi parrebbe di no. Le autorizzazioni che avevano erano assolutamente per altre tipologie, commercio direzionale, hanno iniziato a fare moschee andando a pregare anche in 1900 e tu gliel'hai impedito. E noi abbiamo fatto tutto come bisogna verificare, un discorso di sicurezza, un discorso anche di rispetto della norma urbanistica. Ti sei pentita di aver preso questi provvedimenti? Ma assolutamente no, anche perché ora di finire in Italia, di piegare la schiena sempre davanti a tutto ciò che bisogna accettare anche di illegale, di impossibile. E tu la faresti una moschea a Monfalcone? Io non faccio moschea a Monfalcone, anche perché il piano regolatore, che peraltro non ho fatto io, non lo prevede, non ci sono spazi per far pregare questi cittadini. Il tema è solo questo, cara sindaca. Primo, solidarietà assoluta e non pelosa e non ironica, e sono molto serio davvero, per le minacce di morte che ha ricevuto. È una vergogna incredibile. E meno male che lo Stato ha provveduto in tempi molto celeri nell'affidare una scorta che l'abbiamo detto, poi merita. No, ma questo è fondamentale, perché il fondamentalismo islamico è pericoloso.
E quindi vabbè, non c'è da ridere o da scherzare. No, no, vabbè. Altra cosa è invece il diritto dei suoi concittadini, perché quelli sono chi l'ha minacciata non è che sono i suoi concittadini. E che ne sai, non magari credo pure, almeno. Qualcuno ci sarà, qualcuno dei suoi concittadini. Vai a saperlo, tu, è impossibile. È impossibile. Ah, guardi, io ormai non sono più certa di niente. Però visto che no, mi permetta, visto che comunque quei suoi concittadini. Aspetti, sindaca, mi dia retta. Altra cosa è invece il principio giusto di dare ai suoi concittadini il diritto ad avere uno spazio dove pregare. Preghino Allah, preghino Teletubbies, preghino Orsini, preghino Orsini. Per me, se viene qualcuno e dice io vorrei pregare per Orsini, ma io direi: ma certo, io voglio costruire delle moschee perché Orsini possa pregare, delle chiese ortodosse russe dove possono pregare il dio Orsini. Io non ho nessun problema. Sindaco, innanzitutto, come ti piace essere chiamato? Sindaco o sindaca? Sindaco, bellissima sta cosa. Vabbè, ti vorrei abbracciare. Non posso qui perché sei lontano. Ti vorrei abbracciare. Del resto, non è che diciamo geometro. Sì, ma io infatti sono dalla tua parte, perché uno, vabbè, se vuole essere chiamato sindaca, non gli dà fastidio essere chiamata sindaca. Adesso tu come per me è sindaca. Ma perché devi importi su questa cosa qua? Perché se lei preferisce sindaco, falla chiamare perché sindaco. Perché ho imparato che è così. No, per lui dice, lui per dice tanti, per tanti è così. Ma io dico sindaca. Chiedono la libertà di tutti, però ti impongono le loro idee. No, ma non impongo niente, ma è donna, sarà sindaca. E invece, ma se uno è geometra maschio lo chiama geometro? Ma no, perché è da capirsi sta comunque cosa. Comunque senta, sindaca, la questione è molto allora, semplice. Allora, dove possono pregare i musulmani? I musulmani di Monfalcone. La questione è questa, se posso dire. No, sì, però dove pregano? A casa? In sintesi, i musulmani devono pregare nei luoghi che questo, dove questo è possibile. Siccome hanno delle autorizzazioni che sono dei locali commerciali, lì non è possibile. E dunque dove e al momento possono pregare a casa? Troviamogli uno spazio. Possono pregare a casa. Possono pregare a casa. Inoltre, aspetti che le dico se mi fa rispondere. Aspetta un attimo. Se no la invito a venire a fare il sindaco con me. È molto semplice. Sì, la invito. È molto semplice quando si parla, è molto più complesso quando ci sono delle cose da fare. La questione è semplice, ci sono delle leggi, il piano regolatore è qualcosa che la norma impone come diciamo il punto di riferimento di vabbè, che cosa lei dice farà però dove. Che la moschea non la farebbe. La moschea, vabbè, no, ma io non la farò perché c'è un piano, non si può trovare, c'è un piano non, di piano regolatore. No, non lo lascio stare perché non lo lascio stare, sa perché? Le spiego, non lo lascio stare, sa perché? Un posto dove pregare ci potrà. Ci sono delle dei ridente cittadina. La ridente cittadina, che è una gran bella città dove peraltro c'è la più grande azienda di Fincantieri di tutta Italia, quella che porta gli stranieri, quella che ha portato città. Gli stranieri dal 2005 in poi a causa di una delocalizzazione causa di una delocalizzazione di subappalti. Lei preferirebbe che lavorassero italiani lì? Certo, io vorrei che lavorasse il territorio, anche perché il territorio cioè oggi che fossero operai italiani. Certo, una volta mio padre è morto di amianto facendo le navi, quindi noi abbiamo però le idee molto chiare. L'ho già detto, abbiamo un tavolo nazionale, lo sto portando avanti. Però dunque, aspetti, però io voglio precisare su questa cosa del culto. Allora, lei dice non ringrazia, ma scusa, però è paradossale, questo mi fa incazzare. Delle lavoratrici e dei lavoratori. Fa incazzare. No, su ma questo. se lei sapesse capirebbe bene. Mi fa incazzare da morire. Cioè, non solo lei non dice grazie a questi lavoratori e lavoratrici stranieri che vengono qua a lavorare, no, ma sa perché e non a fare dico quello grazie. Che gli italiani non sa fanno. Sa perché non dico rompe grazie? Pure perché le balle non è vero. E non gli dà neanche no, un posto dove pregare. Io le dico, io le dico che comunque dica grazie a questi lavoratori che fanno che un lavoro durissimo e molto causa specializzato dei subappalti peraltro. Che sono stati orientati a minori, purtroppo a minori guadagni, sia dal punto di vista hanno creato dumping enorme. Noi abbiamo una realtà molto complessa. Però per tornare adesso allora, sarebbe culto, un discorso sì, esatto, il culto. Allora, se uno non fa la moschea, questi dove qua dove pregano? Questa allora a Monfalcone non possono pregare perché non ci sono gli spazi. Monfalcone ha come molte altre realtà hanno dei paesi vicini che probabilmente questi spazi li hanno. Dunque fuori da Monfalcone. Quindi la scelta nei politica paesi vicini, però fare, non ci fare sono la moschea delle... è una scelta politica, sindaco, è inutile. Ma non occorre noi fare una moschea col minareto. Basta dare una palestra adeguata per pregare. Le palestre da noi sono utilizzate perché i ragazzi vanno a fare sport. Però è una scelta
politica. Allora, non ci nascondiamo dietro i piani regolatori. Non si può dare il venerdì una palestra. Sì, ma non ci nascondiamo dietro le cose tecniche. È una scelta politica. Sì, però la scelta politica è non fare la moschea. Questa è una scelta politica. La moschea non la facevano prima che c'era la sinistra e non la facciamo adesso che ci siamo noi. Fermi, musica, musica. È un luogo dove... Vabbè, moschea, un luogo di culto, diciamo, adibito alla preghiera. Tutto Anna Cisint. Tutto Anna Cisint. Ho sbagliato di nuovo, Anna Cisint. Giusto, vai con gli audio. Trattate come schiave. Le donne costrette al velo integrale, sempre in numero maggiore. Bambine di 8-10 anni che a scuola vanno coperte in maniera integrale. Noi non possiamo accettare che la nostra civiltà, la nostra cultura venga sostituita senza combattere. La situazione ad esempio dei veli integrali, la situazione delle spose bambine, la situazione delle moschee siano la dimostrazione di quanto un sindaco comunque può fare. Uomini e donne che poi entrano in acqua con abiti che fino a quel momento sono stati gli abiti da lavoro, gli abiti per la spesa, e poi risalgono magari in autobus con gli stessi abiti, beh, questa non sia assolutamente una modalità accettabile. Allora, queste alcune delle affermazioni del sindaco di Monfalcone, che è considerata, diciamo, una pasdaranna, adesso per termine giornalistico, della Lega. Questa è, diciamo, l'associazione con 6 milioni di utenti su Facebook, non so dove, che ha minacciato Web e un magazine. Sì, ha minacciato, tra virgolette, no, da cui sono partite le minacce nei confronti di Anna Cisint. Allora, voglio dire una cosa, il velo, lei, domanda e risposta molto rapidi, il velo lei lo vieterebbe? Totalmente. Ma anche quello normale, non solo quello integrale? No, il velo integrale, quello che copre il viso. È quello normale e quello che non copre il viso? No, assolutamente. Io la questione è la copertura integrale del volto. Quello che lo vieterebbe. Nel caso di Monfalcone è enorme, perché il 75% dei 6.600 bengalesi presenti, delle donne bengalesi, sì, lo utilizzano, sono costrette ad utilizzarlo. Ma purtroppo da molto tempo anche le bambine utilizzano o sono costrette ad utilizzare. Pensi che un papà un giorno quante persone completamente velate ci sono a Monfalcone? Delle bengalesi una parte importantissima, le dico un 75%. Quello lo vieterebbe lei? Ma assolutamente. Di 20 assolutamente. Persone. Non parliamo di 20 persone, parliamo di una percentuale. Non parliamo di tantissime persone. Lei conto. Purtroppo non abita di a Monfalcone, la invito sin d'ora e le offro anche di rimanere a casa e le mostro qual è la situazione. Vengo a casa sua per una settimana e trasmetto la Zanzara da casa sua per una settimana e sto con lei a pranzo, cena e colazione. No, esco la mattina con lei, torno a casa sua. Allora starà con la scorta, le lavo i piatti, sto con i suoi figli, sto con suo marito, mi accuccio sotto il suo letto, rimango tutti i giorni a casa sua dal lunedì alla domenica. Bene. Tutti i giorni vengo. Ma ci sono, pranzo, secondo lei, ci sono spose e bambine anche là a Monfalcone? Amica mia, il problema è facilmente risolvibile. Se lei adibisse una volta a settimana una delle tante palestre che avete, non c'entra per nulla. Far pregare sti poveri non cristi, c'entra nulla non con il velo integrale, perché musulmani. L'applicazione della loro cultura integralista che noi viviamo ogni giorno, che lei non conosce, e che però porta purtroppo a considerare la donna assolutamente inferiore. Pensi che le donne ma si vogliono integrare o no? Non si vogliono integrare? No, a me un imam l'ha pure detto, mi ha non detto chiaramente. Ma guardi, a noi via, l'integrazione forse per lei. Assolutamente, io vorrei assolutamente che ci fosse un equilibrio. Il 31% su 30.300 è tanta roba. E dunque quindi, devono andare una parte, devono andare via da Monfalcone. La questione è che dopo 25 anni non conoscono una parola di italiana, cioè non conoscono, dunque, non imparano l'italiano. Dei corsi, ma i corsi in quelle che lei chiama i corsi in quelle che lei chiama luoghi dove bisognerebbe pregare, li fanno ma di arabo però ecco, bisognerebbe comprendere bene. Ma secondo lei ci vuole? Allora il 95% del bilancio del comune va proprio a vantaggio degli extracomunitari. Il 95% del welfare, del bilancio del comune di Monfalcone, è a favore. Ho costruito 4 scuole per questi ragazzi perché loro fanno 5 figli. No, non sono brava, sono assolutamente un sindaco di tutti, però in cambio cosa abbiamo?
ricevuto. Abbiamo ricevuto a fronte di una richiesta. Ma c'è una sostituzione in atto, secondo lei? C'è una sostituzione in atto. Addirittura. C'è una volontà di non integrazione, ma di imposizione di questa cultura. Altrimenti. Vannacci, che ne so io? Chiamate Vannacci lì. Che devo fare? Senta, però, io sono contrario anche al velo diciamo normale, perché allora, anche quello, toglietelo anche alle suore, anche quello, ma che c'entra anche la suore, Madonna, dai, anche Maria Vergine, i veli delle donne non sono volontari dopo. Pensi che un papà ha detto, anche in presenza ovviamente di testimoni per cui è facilmente verificabile, come mai tua figlia che ha 6 anni deve usare il velo integrale? Perché così si abitua, è stata la risposta. Le donne non possono parlare con le altre donne italiane. Mi hanno raccontato delle bambine che sono scappate da casa, minorenni. Cosa fa per questo? E io tanto, lei cosa fa? Ma io il sindaco, tanto. Mica il ministero degli interni, che c'entra? Dai. Io tanto le dirò. E sono andata a chiacchierare con alcune delle ragazze scappate di casa per la violenza che erano costrette a subire anche tornando con l'inganno a casa da minorenni, e mi hanno detto delle cose importanti, come ad esempio che questa è una comunità molto chiusa. Ma quante donne lavorano? Da noi su 6.600 residenti, 8 donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donne. Perché ma le donne cos'è, devono rimanere questo, a casa. Se non è sottomissione questa qua della donna all'interno di quella comunità islamica, che cos'è? Uno può essere preoccupato dal fatto che esiste un enclave di persone che sono lontane dalla nostra legge? Può essere preoccupato o no? In tutti questi anni dove eravate? No, ma dove eravate? Chi arriva? Delle palestre. Ma le palestre non cambiano la cultura e l'imposizione culturale, se ne frega questa comunità. No, non è questo. Costruire un dialogo con questa comunità. Fermo, Salvatore dalla provincia di Gorizia. Volte. Fermo, Salvatore, forse c'è uno che ha chiamato dai suoi luoghi. Dimmi, Salvatore, lei fa il rapper. Leggo qua. C'era, grazie per avermi accettato la chiamata. Dimmi, allora, io sono il rapper Bandog e vivo a Monfalcone da 15 anni. Il sindaco mi conosce molto bene. E stamattina l'ho contestata in un bar mentre era, non so, con la Rai o con qualche altro. Vabbè, diciamo, dimmi, che c'è? Allora, il sindaco dice delle cose che sono vere in parte, ma di sicuro Monfalcone non è Milano a livello di violenza. Vabbè, che vuoi dire? Ma nessuno ha parlato di violenza, infatti, abbiamo parlato di integrazione. C'è sporcizia, ci sono situazioni un po' di degrado. Vabbè, con le che bambine, vuoi dire eccetera, però? Eccetera. Che vuoi dire? Però voglio dire anche una cosa, che il nostro sindaco per il sociale non fa assolutamente niente. Vabbè, questo è un altro discorso, non stiamo parlando di Monfalcone. Ciao Salvatore, ciao. Allora io ringrazio il sindaco, ovviamente la scorta è una roba terribile. Come vi? Che c'è, Mario? Che c'è? Come vivi la scorta? Non è semplice, perché la privazione e la riduzione della libertà, con tutto che li ringrazio, che sono degli angeli veramente che mi seguono sempre, però non è facile, perché hai paura che qualcuno ti aggredisca paura, per strada? Che io so? Paura non ne ho, però devo dire che non è semplice, perché queste sono minacce concrete. Sei passata, sono arrivate anche due pistole, che sono? Sì, sì, sono arrivate due pistole, mi hanno detto che da tutto il mondo mi osservano, mi guardano, e arriverà a breve il momento in cui andrò all'inferno, ma questo è un pacco di minacce. Ragazzi, ma questi qua non è che poi non possono pregare. Possono pregare, diciamo, non in un luogo pubblico, perché non c'è spazio. No, non possono pregare nei luoghi che non sono deputati a questo. Il tema cioè, possono è pregare, se siamo un paese tua, di diritto. Prega a catua, ti ginocchi a catua e preghi a catua. Se posso, poi c'è un'altra questione. Tu non puoi continuare a fare arrivare. Mi scusa soltanto su una riflessione. Non è possibile che continuino ad arrivare nelle città di continuo persone che hanno delle esigenze che non sono così semplici, senza che si possa pianificare alcunché. E poi l'Italia deve domandarsi se è ancora un paese di diritto. Tu faresti il blocco navale che però fare mi scusi, le faccio una domanda, sindaca. Una domanda molto semplice. Veloce, arriva in città un gruppo di persone, mettiamo 50, che sono del famoso culto di Orsini. È un nuovo culto che c'è, il culto del professor Orsini. Allora? E le chiedono un luogo dove poter erigere una statua del professore. Non c'è. Che ogni tanto si alza e dice: dottore, nella statua. Acqua, bellissimo, dottore, che si inchinano di fronte al professore quando parla di Putin, e che ad esempio sventolano o bruciano delle bandiere americane quando si parla di Biden. È tutto legittimo, io lo trovo straordinario, il culto del professor Orsini. Ora vengono nella sua città e dicono: noi viviamo lì da lei, lavoriamo, siamo 50 e non ci sono persone, spazi, abbiamo il diritto di pregare. Dobbiamo anticipare la risposta. Cosa dice lei, dottore, del culto del professor Orsini? Ma io ho già detto appunto, che per me la libertà di culto è una cosa molto importante, sono d'accordo. Anche dunque, però,
dico anche, esatto, le dico anche che 1900 persone come sono entrate con pregiudizio della sicurezza, ma non solo, sa, se lei ci abitasse sopra farebbe quello che hanno fatto i cittadini di quel condominio, dicendo, mandandomi dei video e spiegando e dimostrando che questa non è posto. Ma certo, ma anche si può fare nei comuni anche vicini, allora, da noi, se posso, non si fanno moschee. Se posso la ringrazio, vengo alla presentazione, grazie, del suo libro, grazie, che esce il 23 marzo circa, sì, esatto, prossimi, Ora Basta, ora edito basta da Carucci. Ora Basta, cosa vuol dire Ora Basta? Ora Basta con l'Islam, ora basta con l'Islam ci sono radicale. Tante questioni da affrontare. Ma lei il Corano come lo considera il Corano? Io penso che l'interpretazione del Corano sia una cosa veramente da approfondire. No, ma dico, va bene, quello da approfondire, ma pensa che ci sono delle cose contro la donna? Ci sono dei ci sono la donna nella, purtroppo la donna non è considerata alla stregua dell'uomo dall'Islam nella maniera più assoluta. Benissimo. Attualmente, grazie, se posso ancora una cosa dire. No, no, veloce, 10 secondi. Le bambine mi stanno a cuore, non è possibile, capito, che ma quante ce ne sono schiavizzate? Tante. Da lei, perché una ragazzina, Falcone, è possibile che siano una ragazzina, guardi, una ragazzina mi ha detto: "Io nel momento che ho, in cui ho capito che è più importante la comunità di quanto sono importante io per i miei genitori, sono andata via. Avevano due bastoni e con uno per le cose più meno importanti e l'altro veniva questo è però lui, e quello, bisogna quello prendere sospira, in considerazione. Grazie, fermi tutti, grazie. Un evento sismico può fermare la tua azienda per sempre. Non fermarti. Noi di Imeco Safety possiamo adeguare le tue infrastrutture senza interrompere l'attività. Investi in sicurezza con la competenza di Imeco Safety e il contributo del Sisma Bonus Aziende. Per un'analisi tecnica ed economica gratuita, visita imecosafety.it. Senti forte il bisogno di un cambiamento? Cimba Life, basato sulle neuroscienze, è il programma per te. In soli 3 giorni potrai sviluppare le tue potenzialità lavorando attivamente sulla connessione mente-emozioni. Per conoscerti meglio e cambiare da dentro il mondo che ti circonda, vai su cimbalife.it. Regalati un nuovo inizio. Hai visto il nuovo Ford Transit Courier? Sì, nuovo, ma cos'ha di nuovo? È più tecnologico, più versatile, con più volume di carico, ora fino a 2 euro pallet. Sul serio? Sì, e lo trovi in pronta consegna a 16.950 euro IVA esclusa. MaxP, 6-8 marzo, Bologna Fiere, la più grande fiera per l'industria manifatturiera in Italia, un vero acceleratore per il successo delle imprese. Ci saranno più di 2.000 aziende in esposizione e un nuovo spazio innovazione con aree dimostrative per produzioni 5.0 in plastica e metallo per stare al passo con le nuove professioni. MaxP, la tua community tecnologica. Bologna Fiere dal 6 all'8 marzo, in contemporanea con Elettronica Italia. Ingresso gratuito su maxp.com. Le promozioni We Love Galaxy sono arrivate. Un esempio? Samsung Galaxy S24 Ultra ti porta subito nell'ecosistema Galaxy AI con un tablet in omaggio per te. Acquista con Vodafone Galaxy S24 Ultra o Z Flip 5 dall'1 al 17 marzo 2024. Registra il tuo acquisto su Samsung Members entro il 16 aprile 2024 e ricevi in regalo Galaxy Tab S9 FE. Regolamento completo e limitazioni su www.samsung.it/promozioni. Scopri di più nei negozi Vodafone. Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston? Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza ogni volta che è necessario. Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati. www.sistemi.com, il futuro digitale preso bene. Ehi, vuoi essere una forza della natura? Fatti travolgere dalla forza vegetale delle barrette proteiche Ventura. Tanta frutta secca per un concentrato di potenza sano e gustoso. Perfette per i tuoi allenamenti e non solo. Fai il pieno di proteine vegetali. Ventura, forza vegetale. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Tecnologie all'avanguardia, capacità impareggiabili, stile inconfondibile, avventure senza confini. La tua Land Rover ti dà solo il meglio. Ricambiale il favore
Per assistenza e manutenzione affidati ai centri autorizzati Land Rover, dove i nostri tecnici specializzati ti aspettano per un controllo completo e gratuito della tua auto. E in più hai in omaggio il servizio di cambio olio e filtro con olio Castrol. Offerta valida fino al 30 marzo, manodopera esclusa. Scopri di più su landrover.it. Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. La Zanzara. Cioè, prima li crei scovandoli dal nulla, poi li fomenti, poi ti si ritorcono contro e quindi li cacci fuori dallo studio a calci nel culo. La Ignatieva, quell'altro psicotico mentale di Zanasieri. Cioè, Cruciani, sono senza parole, il problema non sono loro, il problema sei tu che dai a questi psicotici rilevanza nazionale. Ora, una cosa puoi fare di buono: chiama il dottor De Luca, che è il sindaco di Montese, lo chiami, e gli dici per favore aiutiamo questa persona, intercedi per lui e fai sì che il sindaco lo provi a convincere a firmare un bel TSO a questo psicotico affinché sia condotto in una struttura adeguata dove verrà riabilitato, perché uno psicotico putiniano terrapiattista sta lì ad offendere la religione di continuo, a nominare Gesù Cristo di qua di là, quindi anche un bestemmiatore totale, va preso e portato in una struttura dove si prendono cura di lui. Se gli vuoi bene gli fai questo. Grazie. E in tutto questo, caro David, c'è il grande ritorno di Raffaella Regoli. Raffaella Regoli, una delle nostre complottiste preferite. Una delle nostre complottiste preferite. Sì. Contro l'OMS ha adottato il Green Pass per farlo diventare globale. Il Green Pass globale. Vai, regia! Green Pass globale mondiale. Ma come? I giornalisti che l'avevano denunciato eravamo stati tacciati di complottismo e oggi ci dite che adottate, anzi l'OMS con un accordo Unione Europea ha adottato il Green Pass utilizzato al tempo della pandemia per farlo diventare perenne globale. Approvato il piano per la preparazione alla prossima pandemia, secondo Raffaella Regoli. Senti che tono. Questo sarà solo il primo passo, è solo il primo passo. E perché vi dico questo? Perché sono stata a Ginevra e mentre si prepara il trattato al piano pandemico che verrà pronto a maggio del 2024, l'OMS ha approvato il PRET. E che cazzo? Cioè, ha annunciato un piano per la preparazione alla prossima pandemia per patogeni respiratori, proprio così. Ma c'ho già il mal di testa io, ma no, perché la Regoli si è fissata con quello che fa l'OMS? No, ma sti cazzi anche dell'OMS, dai! Ma non sti cazzi, io bisogna dire semplicemente una parola: grazie Organizzazione Mondiale della Sanità. No, che grazie, un cazzo, per me andrebbe chiusa, Tu vai chiuso. Senti. E poi invita ad utilizzare in queste emergenze sanitarie vaccini, ma quello che preoccupa di più è invita a sconfiggere l'infodemia, cioè le cosiddette fake news prodotte dai complottisti che poi si determinano reali e non false. Cioè, sta dicendo che l'OMS vuole chiudere fuori dal coro, praticamente. Cioè, l'OMS vuole chiudere fuori dal coro. Esatto. Coinvolgere nell'ipotesi di una prossima pandemia già prevista, quindi meno ipotetica di quel che si crede, diversi settori, quindi un coordinamento fra finanza, trasporti, animali, forze armate e gestione dei disastri in collaborazione tra gli stati e gli esterni. If I'm a bad person, you don't like Ivan da Modena, vai Ivan da Modena. Ivan. Ciao Cruciani, ciao, buonasera. Io sto chiamando per quanto riguardava che ho ascoltato prima con il sindaco di Monfalcone. Vorrei dire una cosa a Parenzo, che secondo me non è giusto quello che tu dici per quanto riguarda che è giusto
Vabbè, ti stai confondendo, Ivan. Paese, cerca di parlare in maniera comprensibile. Paese. Dai, forza. Chiaro, è giusto che non è giusto. Dimmi una cosa diretta, semplice, senza contorcerti. Secondo me, allora, lui ha detto che... Vabbè, ciao, Laura da Lucca, hai rotto il cazzo. Laura da Lucca, forza, dimmi. Dimmi. Pronto? Dimmi, Laura, dimmi. Buonasera Ferenzo, buonasera Cruciani. Allora io volevo dire le cose di Apollo di Vannacci. Allora premetto che secondo me non verrà condannato dopo la querela delle GONU, perché non credo proprio che ci siano in Italia tutto è possibile, tutto è possibile. Sì, ma lui ha detto un'idea. Però volevo fare due commenti. Quando lui dice che le GONU non rappresenta il canone italiano come Botticelli, come le donne botticelliane, vorrei far notare che neanche le donne botticelliane sono proprio il canone italiano, perché sono bionde con gli occhi azzurri. Comunque, secondo me ha detto una cazzata. E comunque secondo me qui sono d'accordo col ministro, che se parla Laura Ponzi ha più libertà, sono io Laura Ponzi. Se invece parla un altro generale dovrebbe stare più attenta a quello che dice. Ci sono oneri e onori. Come si fa a dire che la Venere di Botticelli rappresenta la femminilità italiana? Sarebbe come dire che il David di Michelangelo con quel minuscolo pisellino rappresenta la mascolinità italiana. Ma di che? Ma in generale cosa fa? Guarda i pisellini delle statue. No, però... lo voglio ripetere, perché voglio dire, se in generale passa le sue giornate a guardare le statue nude degli eroi greci, dei grandi, ma anche del Canova. Il Canova, parliamo del Canova. Ma cosa fa? Guarda le statue nude del Canova. Ragazzi, ha detto una cosa molto semplice. Ma è un generale, non deve guardare le statue nude del Canova. Ma che te ne frega a te? Ciao, e poi Laura, scrive pure un libro. Ciao. Mi entri un signore che fa di nome Modu e gay di cognome. Mi entri, per favore, mi entri un attimo. Insieme ad una signora che entrerà dopo qualche secondo, non subito, che è un grande ritorno il giorno dopo. Ho dedicato la trasmissione a lei perché mi ha detto una cosa molto precisa ieri. Intanto Enrico da Crotone, vai. Enrico, dimmi. Buonasera dottor Cruciani. Dimmi. Volevo solamente spezzare una lancia in favore del generale Vannacci questa sera. Sì, in che senso? Che se invece di dire che l'Econo non rappresenta i tratti somaggi italiani, aveste detto sono un frocio di merda, sarebbe stato portato dalla sinistra italiana sulle spalle alle europee. Questo è imprescindibile. No, di merda no, però se avesse detto sono un finocchio, orgoglioso di essere un finocchio, mi scusi per la parolaccia. No, comunque, ma non è per quello, perché non perché comunque, sarebbe stato dire, dispregiativo nei suoi stessi, no? Si sarebbe insultato da solo. La sinistra non ha capito che così facendolo passare per un mostro razzista, ti stanno facendo campagna elettorale gratuita. Lei ha ragione. Scusami, quando Enrico, ma tu non eri un complottista una volta nei giorni scorsi? Non hai parlato di... Sì, ho parlato anche di quello, ma mi piacerebbe un po' variare i temi. Questo vuole variare i temi. Enrico da Crotone vuole signor diventare. Parenzo, signor Parenzo, andrà dal dottor Floris in trasmissione. Sì, andrà fuori, vedi com'è attento. Allora stasera la sezione non la guardo. Peccato. Lei pensa che a governare il mondo sia il nuovo ordine mondiale? Assolutamente sì. E tra l'altro il generale Vannacci ha toccato un nervo scoperto, cioè, per quanto riguarda la popolazione mondiale. Cioè, in che senso? Il fatto di incentivare i matrimoni LGBT in modo tale da far sposare Nessuno gente con lo stesso sesso e non fare niente. Più figli. Secondo te è esattamente così. Cioè, secondo te LGBT significa sostanzialmente far morire la terra, diciamo, più froci ci sono e più la terra muore. Allora, dottor Cruciani, se in un'isola ci sono un uomo e 50 donne, oppure 51 uomini, è normale che l'umanità è destinata a scomparire. E dunque? Mi sembra una cosa logica. E dunque secondo me il generale Vannacci ha capito appieno dove andrà a finire il mondo. E dove va a finire il mondo? Andrà a finire che comanderà veramente il mondo al contrario. Comanderà chi non dovrà comandare. Cioè chi? Andranno avanti chi non dovrà. Il nuovo ordine mondiale che incentiva innanzitutto i giornalisti del mainstream come il qui presente egregio dottor Parenzo. Certo, chiaramente. Che spero stasera non...
No, 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 ma Parenzo, scusate, Parenzo posso venire in trasmissione? La pre, posso venire in trasmissione? Vai a fare in culo, Enrico, ciao, no, ciao, ciao. Modu Gay, applausi, 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 avvicinati al microfono, Modu. Allora, come stai innanzitutto, Modu? Stancamente bene, diciamo. Allora, posso dirti una cosa? Io non ti toccherò la pelle come ha fatto da bambino il generale Vannacci sulla metropolitana di... Tu sei senegalese di origine, no? Sì. Sei senegalese. Sei venuto in Italia c'è quanti anni fa? C'è un senegalese, ci abbiamo un senegalese qui, fa, nel 1990. C'ho un senegalese qui, c'ho, allora, un senegalese, c'ho una persona. Sì, un senegalese, questo lo disse Del Debbio, vogliamo ricordarlo cosa disse Del Debbio? Ricordiamo cosa disse Del Debbio, avanti, fermo, fermo. C'ho un senegalese qui, che è un mediatore culturale, Modu Gay. Allora, buonasera. Allora, Modu, allora non ho capito c'ho una cosa. C'ho un pacco di pasta, qui sono dei bucatini, ora vediamo come cucinare. Ma c'è un senegalese, non era mica offensivo, è senegalese, no, senegalese, no, non c'è un cazzo. No, no, ma tu ti rendi conto. Scusi, allora, io non ti toccherò la pelle come fece il generale Vannacci quando era ragazzino, no? Il generale Vannacci quando era ragazzino toccò la pelle sulla metropolitana di Parigi dicendo voglio capire se è rugosa, se è come la nostra, e soprattutto per notare quel colore bianco che lei, tu hai un colore bianco sotto più, cioè è una mano diversa, hai dei tratti somatici diversi dai miei, o no? Perché Vannacci quello ha detto, che la signora Egono ha dei tratti somatici diversi dai nostri. Allora, mi posso dire una cosa? Oggi in Italia o nel mondo posso dire davvero, se siamo lì a dire questi ha dei tratti così e tratti cos'ha davvero, è ignorante. Ma perché ignorante, no, no, è la verità? Ignorante, ignorante e razzista, perché... Ma non, cioè, puoi dire, no, così. No, in Senegal io ho dei senegalesi bianchi, come in Sudafrica sono bianchi e neri. E allora? Allora, no, perché allora creare davvero questa distinzione? E i miei figli che sono nati in Italia, sì, da genitori lombardi, sì, e senegalesi, come lo definiamo? Ma che ne so, i tratti... No, italiani di serie B. Ma no, perché serie A? Ma chi l'ha detto? No, 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 no. Ma chi l'ha detto, no, che è serie A, serie B? Quando iniziamo a dire, creare queste differenze vuol dire che stiamo creando stronzate. Cioè, tu stai dicendo, sì, che il generale Vannacci è razzista? Molto di più. Ma davvero, sta inducendo, no, no, sta mettendo nella testa della gente la diversità che non ci deve essere, perché questi sono esseri umani, che siano bianchi. E chi ha detto che non sono esseri, no, umani? No, 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 però quando iniziamo a creare queste distinzioni, davvero vuol dire creare un casino. Ci sono tanti ignoranti stronzi in questo mondo, posso dirlo? Ma ok, ma lascia perdere che ci sono ignoranti, quelli ci sono e ci saranno sempre. Ma il generalissimo Vannacci non ha detto che quella, la Egonu o Modu Gay, non siete italiani. Avete il passaporto italiano e sei italiano. Sì, sì, ma perché, ma si può dire... a, perché stare lì a evidenziare una... Questo una che libro è? Un libro di odio? Un libro di razzismo? No, no, allora? Ma io non ho ancora letto il libro. Delirio. No, ma il libro, ma dove c'è questa roba qua. Ma non è un odio, no, è un delirio. Anche è se Paolo Egono è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità. Ma questo vuol dire davvero creare il razzismo, creare l'odio, creare la differenza tra il popolo. Il popolo italiano, bravo, è italiano e punto. Punto. Ma certo, se, ma non dice se, che non è italiano, capito, ma dov'è l'odio? Capito, dov'è l'odio, capito, qua? Ma perché andare a creare questa differenza? Ma tu dici che attizza l'odio? No, certo, certo, suo obiettivo è quello lì. Ma non so, puoi dire che l'obiettivo del certo, generalissimo è quello, certo, dai. Ma qual è il suo obiettivo? Perché deve andare a mettere questa differenza, evidenziare? Ma sta dicendo semplicemente che lui dice che bisogna preservare la nostra cultura. Ma cosa vuol dire preservare la nostra cultura? Il mio figlio che è mulattino, come ma lo definiamo? Ma tuo figlio è italiano, che c'entra? È italiano, certo, che è italiano. Nessuno dice allora, che non è italiano. Allora perché? Non hai tratti somati. Ma cosa vuol dire? Allora vuol dire che vuol dire che lui si deve sentire non italiano. Ma chi è? O deve sentire italiano di serie B? Ma perché un cinese? No, un cinese che cos'è? Hai tratti somatici uguali ai tuoi, il cinese, eppure no, italiano, no, come te, no. Un cinese di Paolo Sarti. Sì, 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 però noi non dobbiamo andare davvero, non dobbiamo andare davvero, quando parliamo del mondo global, della globalizzazione, parliamo dell'interazione, dell'integrazione, davvero dobbiamo, gente, libri come questi non si dovrebbe proprio fare, non si dovrebbe leggere, non si dovrebbe vendere, non si dovrebbe vendere, non si dovrebbe, perché, perché in intollerante, non è vero per una La parola negro, la parola negro si può pronunciare, o no? Allora io dico allega il presno per il culo il neger, te capì? No, questo. Non ho capito, scusa. Te lo spiego dopo. Preso per il culo il neger. Presno per il culo il neger. Non prendi per il culo il negro, appunto. Sì. Ho capito, che vuol dire? Allora è niente. Ma si può dire la parola negro, ma che o no? Che te ne frega che si può dire? Ma si può dire, se io ti dico negro, ti offendi o no? No, non mi offendo. E allora? Perché bianco non sono. No. Dipende da come lo dici. Certo, non c'è dubbio. Come prima parlavate di culo e culotun, è gli stessi. Dipende da come lo dici. Bravo. Cioè io non mi offendo, cioè, io spesso dico ehi neger, lo dico ai miei amici e ai miei cugini, perché sono neri, perché scherziamo, se te lo dice Vannacci negro ti offendi? No, dipende da come me lo dice. Se te lo dice negro dice negro. No, non mi offendo, dipende da come me lo dice. Scusami un attimo, ma in Senegal ma quante volte mi dice ehi negret,
quante volte me lo dicono i miei in amici. Senegal, in Senegal gli omosessuali non se la passano molto bene, lo sai, no? Purtroppo no, purtroppo no, perché anche in Senegal ci sono degli stronzi. Va detto. E anche in Africa, in Ghana, no, ma non solo, nel mondo. Purtroppo ci sono degli stronzi. Nelle società africane, no, ma da non cui solo tu vieni, nelle società africane. Spesso, spesso gli omosessuali vengono messi a rogo, La Peppa. La Peppa, te lo dico, a rogo per modo, in modo da questo. A me dispiace davvero quando ci si comporta così con altri o con le diversità. Questo mi dispiace moltissimo. Come tanti senegalesi, tu vuoi vietare questo libro? Vuoi vietare questo libro? No, ma perché inneggia il razzismo e l'odio. Sì. Vergogna, no, fermo, guardate, un attimo, ti presento una persona negra come te. Ma guardate, che ce ne frega che è negra, che è negra come me. Ma quello lo può pensare diversamente. Ma sì, cavoli suoi. Fermi tutti, fermi là. La pensa diversamente. Pubblicità. Affiancare le famiglie nelle scelte di investimento è la nostra missione. Dal legame di Mediobanca con le imprese italiane e dall'innovazione di Chebanca nasce Mediobanca Premier, la banca per la gestione del risparmio delle famiglie italiane. Il talento dei nostri consulenti, le più avanzate tecnologie e l'esperienza Mediobanca uniti nel segno di una tradizione in continua evoluzione. Mediobanca Premier. Mediobanca Premier SPA è la nuova denominazione sociale di Chebanca SPA e fa parte del gruppo Mediobanca. Vorrei un elettrico sostenibile, senza rinunciare al piacere di guida. Una tecnologia di ultima generazione, con sistemi di sicurezza ai massimi livelli, un comfort superiore e un'autonomia mai avuta prima. Oggi i tuoi desideri sono più vicini. Gamma EQ 100% elettrica di Mercedes-Benz. Tua a condizioni uniche. Scopri l'offerta completa negli showroom e su mercedesbenz.it. In una galassia molto lontana? Io vedo il futuro e influenzo gli eventi. Io viaggio nel tempo e nello spazio e conosco ogni cosa. Anche io. In più, ogni giorno miglioro il mio lavoro oltre ogni aspettativa con il superpotere di Pantera. L'ERP che gestisce tutti i processi dell'impresa. È proattivo, responsive, un passo avanti agli altri. Oh! Vuoi anche tu i superpoteri? Contattaci. Pantera è una soluzione di Sistema SPA, Var Group Company. E ricorda, Pantera e Sistema sono quelli del TH. Storie di donne straordinarie, dalla regina delle Amazzoni ad Artemisia, la guerriera del mare, fino a Giovanna d'Arco. Il racconto delle donne la cui voce ha attraversato il tempo e la storia, brillando per coraggio, intraprendenza e determinazione. Storie di eroine antiche e moderne, dal 5 marzo in edicola con Il Sole 24 Ore a 9,90 euro in più. Aspria Harbor Club, un'oasi a Milano dove vivere la vita al meglio. Strutture eccezionali per fitness e spa, ampi spazi all'aperto per rilassarsi e trascorrere il tempo in famiglia, oltre ad aree dedicate al business. Live life active, live life together, live life well. Aspria. Sogni una vacanza unica, sicura e indimenticabile assieme ai tuoi cari? Partecipa alle giornate Vacanza Unica dal 9 al 17 marzo 2024. Presso i concessionari aderenti all'iniziativa troverai caravan, camper e van dei prestigiosi marchi Knaus, Weinsberg e Tabert, acquistabili con finanziamento con tasso promozionale TAN 1,99%, TAEG 3,01% o voucher accessori fino a 4.000 euro. Annuncio pubblicitario, esempio di finanziamento su un importo di 30.000 euro in 60 rate da 532,71 euro. TAN 1,99, TAEG 3,01%, importo totale dovuto dal consumatore 32.314,60 euro, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta valida fino al 31 marzo 2024. Per maggiori informazioni clicca vacanzaunica.it. Ti aspettiamo. La Zanzara. Crucio, oggi sono venuti nella mia scuola dove lavoro a parlare delle scorregge delle mucche, amico mio! Giuseppe, tu hai parlato della storia della sgommata nel water. In realtà io ho una tecnica infallibile per evitare che si formi ed è quella di mettere la carta igienica tutta dentro la tazza del water, quindi fare i propri bisogni, scaricare e di conseguenza ti trovi la tazza completamente pulita. Vedi? Molto molto facile.
Allora, siccome la polemica esiste, perché io all'inizio di questa emissione radiofonica, no, cosa voglio dire solo una cosa, guarda, solo una cosa, che noi dovremmo avere e sperare che nel nostro futuro ci sia un mondo pieno di persone come Motugay. Noi dovremmo sperare che un domani a governare il nostro paese il prossimo presidente del consiglio sia Motugay. Dovremmo sperare che un domani a governare questa radio, quando il direttore Tamburini vorrà mollare, ma mai, ma ci sarà Motugay. Noi dobbiamo sperare che a condurre l'aria che tira ci sia Motugay. Ma perché che conduce chi ha, conduce noi chi è dobbiamo competente sperare, noi dobbiamo sperare adesso tu hai invitato in studio, oltre all'ottimo Motugay, che hai detto delle cose di assoluto buonsenso, e lo contrapponi a un uomo che ha scritto più libri di quanti ne abbia letti. Il generale Vannacci ha scritto più libri di quanti ne abbia letti. Ora hai tirato fuori dal cilindro del cappello, dal tuo solito cilindro, la negretta delle destre, perché questa è la storia, la storia è questa, cioè l'utile idiota al servizio delle destre, la famosa negretta che a destra porta in giro e diceva no, ma noi non siamo razzisti, guarda, c'è una negretta che dice esattamente le cose di Vannacci. Ora, se il 99% dei migranti si sente offeso dal libro del generale Vannacci, ma ci sarà un problema, ma non saranno 99 idioti evidentemente. Vabbè, allora, no, ma Silvi Lubamba, applausi. Eccolo, di nuovo buonasera, eccoci qui. Innanzitutto volevo risolvere la negretta delle destre. Delle destre. Allora, scusami, Silvia, innanzitutto quei capelli là sono delle extension, non sono sì, sono extension. Ah, no, tanto per sapere. Riccio siccome afro. Riccio extension, afro. Innanzitutto sì. ti sono venute pure due poppe pazzesche. Cioè, hai fatto anche là, hai ritoccato anche lì come i capelli. No, assolutamente. Hai sempre avuto queste... Io non ho i soldi per ritoccarmi. Non sono contro la chirurgia, però non ho proprio. Non hai i soldi. Sono una donna indigente, l'ho detto anche al generale Vannacci. Ah, pure? Che gli hai detto a Vannacci? No, gli ho detto che ero indigente e volevi lavorare per lui nel suo staff. Dovevo lavorare per lui nel suo staff. Ah, vuoi lavorare in qualità, non è la Caritas, di collaboratrice, però di PR, però o c'ha portavoce ragione. Avendo guadagnato 600.000 euro e sarebbe doveroso sì, che Vannacci destinasse almeno 200.000 euro alla signora Lubamba, perché con la promoter che gli sta facendo, con la promozione che gli fa, gli deve dare almeno 200.000 euro alla signora. Ma io non sto facendo la promoter. Ma vi siete scambiato il telefono, no, con Vannacci? Sì, ci siamo quando io mi sono proposta, mi sono candidata per lavorare nel suo staff. Lui mi ha detto vabbè, è stato molto formale, gentile, non ci ha provato, ma io non sono poi nella testa di Vannacci. No, non credo. Ha una moglie romena anche molto carina, molto bella, sì, con dei la signora figli. Camelia, che salutiamo. Sì, salutiamo assolutamente. Lei si è proposta per quella roba, sì, là. E lui con molta disinvoltura davanti a tante persone, compreso giornalisti e ti moglie. Ti ha fatto una promessa? No, non mi ha fatto una promessa, ma ci siamo scambiati i contatti. I contatti, dunque prossimamente può darsi pure che la vedremo nello staff del Vannaccione. Però posso dire una cosa, una volta Staff deve avere Vannacci, ma non ho capito. No, pure uno staff non è più operativo. Qualora si candidasse. Però scusami, posso dirti una cosa? Che la signora, io vorrei seguirlo a Strasburgo. La signora Silvi Lubamba, io la trovo veramente una grande editorialista, perché è una persona che, nonostante tutto quello che ha passato il carcere, eccetera, è una persona talmente che sprizza di gioia da ogni tetta, si può dire. No, ma infatti è molto simpatica. Da ogni tetta. Allora, Padova. Ma infatti è una persona molto Padania, simpatica, senza arte né parte, per questo sta vabbè, alla pazienza. Padania is not Italy. Tu una volta eri accanto a Salvini che mostrava questa maglietta. Ma sì, ma eravamo giovani e incoscienti. Sì, quindi io poi, tra l'altro, mi sono ritrovata alla festa della Lega in questo ma tu che hai votato per esempio, puoi votare ancora dopo il carcere, puoi votare più. o sei interdetta? No, non sono interdetta, anche quando ero in carcere potevo. Oggi che voteresti tu? No, oggi nessuno. Vannacci lo voteresti però? Sì, perché l'ho conosciuto personalmente, poi agli europei si vota la persona, no? Benissimo, non il, allora io voglio dire, che cosa ha detto Di Strasburgo? Io voterei la persona. Annarita Briganti, buonasera, si avvicini là a questo micro. Cosa ha detto di strano? Ha detto che la sua pelle è diversa da quella di mia, diversa da quella tua, qual è il problema? Non ho capito. Allora, la premessa è che io ho dovuto leggere il libro in questione e sono ancora traumatizzata. Sono scioccata anche dalle affermazioni della sindaca che ho sentito prima. Un giorno ne parliamo. Perché, non esiste il colore della pelle. Come non esiste? Tutti tu è negro, quella è negra, io sono bianco. Non si dice, io sono
tu sei non si dice questa parola, non si ma dice, te lo dice lei che si può dire, ma lei infatti sbaglia, non no, si dice la parola con la F, non esiste il colore, noi siamo tutti uguali e questo è il problema del mondo. Chi l'ha detto che non siamo uguali? Chi l'ha detto che non siamo uguali? Se diamo un colore in base al colore della pelle, ma per forza il colore esiste. Infatti mi ha sconvolto vedere questo generale che ha perso tutto il suo aplomb davanti alla signora che abbiamo qui, perché cioè? Io l'ho visto presissimo dalla signora. E beh, allora qual è il problema? Non ho capito. Beh, perché davanti era alla moglie l'ho visto molto scusami, preso. Scusami, avvicinati un attimo. Sì. Che cosa vuoi dire alla signora? Che, dunque, riassumiamo. Silvio Rubamba, si può dire la parola negro? Non ti offendi, ma tranquillamente. Sì, perché e io, questo lo pensa anche lui. Secondo io e gay apparteniamo alla razza negroide. E la parola negra viene da... Esatto, alla razza negroide. La seconda cosa che hai detto è che l'ego non sbaglia, perché semplicemente dire che uno ha delle caratteristiche somatiche diverse non è una cosa razzista, questo è il punto. Non no? È un'offesa. Come rispondi alla signora? No, ma posso dire. Rivolgiti a lei. Ok, allora, però oggi in Italia e nel mondo parliamo davvero dell'interazione, dell'integrazione. No, Italia è multiculturale, quindi non dobbiamo andare davvero a evidenziare, ma state a qui. Creare. Perché questo libro crea italiani di serie A, italiani di serie ma B. No, è così. Perché io vi dico, lui parlava di. A me piacerebbe che i miei figli davvero si impegnassero politicamente. Che si impegnassero politicamente davvero per lottare contro certa gente in questo mondo che fa tutto per la cadrega. È tutto lì. Per la cadrega. Non lo so. Ma molta gente davvero spara stronzate, cagate per la cadrega. Per la cadrega. Scusate, la mia ogni riferimento è la per la sedia, per la sedia. Sì, per semplicemente per farci votare. Allora, a me piacerebbe che gli italiani si svegliassero davvero, che mandassero a cagare tutti quelli che sparano stronzate a posto di pensare ai problemi dall'Italia e dagli italiani. Non lo so, però ce ne sono tanti davvero che sparano stronzate per avere un seggiolino a Roma o a Bruxelles, semplicemente. Quindi davvero distinguete davvero chi governa o chi si candida o chi parla per voi, per i vostri interessi, punto. Vabbè, scusami un attimo, io voglio dire una cosa, perché è così incazzato lui con Vannacci? Tu invece lo ami Vannacci. Ma io non sono incazzato con lui. Sì, come? Ma hai io detto sono incazzato con tutta la gente che spara sulle tazze. È una cosa razzista. Tutto hai detto, lì, semplicemente. Tu sei nero semplicemente. O negro che dici voglia? Non è quello il problema. Davvero come lo dice è quello che va a dire. Fermi tutti, grazie. Tanto sono tutti uguali. Che noia. Fanno sempre le solite cose. Sì, sono poco prestanti, lenti. Ci vorrebbe qualcosa di più performante. Sì, qualcosa di diverso. Il software per commercialisti di Passepartout è completo, intuitivo, ha un servizio di assistenza tempestivo e disponibile e con l'offerta all inclusive. È pure conveniente. Visita il sito passepartout.net o chiama all'800 41 42 43. Se vuoi di più, c'è Passepartout. È la natura il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli. Miglio Cress, provalo, vedrai. In farmacia ed erboristeria, due confezioni al costo di una. Ah, 24,90 euro. Stimoli frequenti anche notturni? Cara prostata, quanto mi costi? Prostatact compresse di Serenoa Repens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a 19,90 in farmacia e parafarmacia. Prostatact, cara prostata, quanto mi costa? Hai perso la festa del secolo perché avevi sonno. Quando l'Italia ha vinto i mondiali tu eri in bagno. Hai saputo dell'eco bonus di gennaio solo quando è finito. Almeno questa volta cerca di sbrigarti. A marzo Nissan anticipa gli incentivi. Nissan Juke da 17.900 euro con incentivi Nissan e permuta anche senza rotamazione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su nissan.it. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Buonasera, prosegue in calo la seduta a Wall Street in attesa delle audizioni in congresso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell domani e giovedì. Il Dow Jones sta perdendo lo 0,92% mentre il Nasdaq sta cedendo l'1,78%. In Europa, in una seduta contrassegnata dalla cautela per le borse, il FTSE MIB ha chiuso di slancio a più 0,71% riportandosi sopra quota 33.000 punti, il nuovo massimo dal 2008, ovvero dalla crisi di Lehman Brothers. A dare lo slancio al listino milanese la
corsa dell'energia e delle multiutility con A2A Maglia Rosa in rialzo del 3,82%, seguita da Saipem su del 3,61% e da Tenaris che ha guadagnato il 3,57%. In fondo listino Moncler ha perso l'1,40%, Interpump Group ha ceduto l'1,30% ed ST l'1,15%. Quanto agli altri listini, Londra è salita dello 0,08%, Francoforte ha perso lo 0,10%, Parigi ha ceduto lo 0,30%. I cambi per chiudere, euro su dollaro a 1,0840. Ed è tutto. Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con la stessa passione, con il Mix Feeding. Secco al mattino e umido alla sera, con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, per garantire tanta energia e alta digeribilità ai nostri amici a quattro zampe. Perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è il mensile di divulgazione astronomica per tutti. Cosmo 2050, per esplorare le meraviglie dello spazio e comprendere la space economy. Cosmo è in edicola a marzo con Cosmo 2050 e i segreti del telescopio James Webb, il programma Artemis, il mistero della materia oscura. Cosmo 2050, lo trovate in edicola, sull'applicazione e sul sito abbonamenti.it. Ma non ti ha stancato la solita pubblicità? E allora spegni questa radio. Ora. Ancora qui. Mi piacciono le persone come te. Quelle che decidono di testa loro. Quelle che non fanno qualcosa solo perché gliel'ha detto qualcun altro. Nuovo Toyota CHR Coupé Sub Ibrido è per te. Perché ogni scelta conta. Da 29.950 euro per tutti. Anche senza rottamazione. Info su toyota.it. Scopri anche la versione plug-in hybrid in concessionaria. La Zanzara. Giuseppe, Silvi Lubamba ha la stessa intelligenza di tutti quei meridionali che votano Lega. Ma andatevene a fare in culo, va. Oggi al lavoro in banca un mio collega ha preso YouTube e mi ha fatto sentire una puntata della Zanzara in cui c'era la Saulino che parlava di pompini e Cruciani che parlava di formaggella. Perdonatemi, ma io ho dovuto far finta di non averlo mai sentito. Non sapevo cosa fosse questa trasmissione, mi sono vergognato tantissimo, tantissimo, che vergogna. Eccoci qui, innanzitutto con Silvi Lubamba che è ancora qui, che ci vuole rivelare per un istante che cosa è successo, perché hai ricevuto una telefonata a che ora, Silvi? Dal generale Vannacci, un messaggio? No, ho ricevuto un messaggio scritto dal generale Vannacci alle 1.30. Di notte? Che io ho letto alle 2:15. Cioè all'1:30 il generale Vannacci, impegnatissimo, ti manda un messaggio. Che c'era scritto in questo messaggio? Grazie per la presenza. Vabbè, ma niente di particolare, no, niente di compromettente. È stato molto formale. Molto formale, all'1:30 comunque la cronaca recita questo. Ci siamo salutati alle 23. Manda un messaggio alla signora Silvi Lubamba. Signora, con la moglie, e poi dopo una volta. Niente di strano, niente di strano. Perché fate queste facce come se ci avesse provato? In generale, si dovrebbe telefonate per ringraziare. Io mi immagino. Voglio dire, è una questione di educazione. Ma assolutamente, grazie, grazie. Generale Vannacci, si fermi un attimo. Prince da Modena, Prince da Modena, mi dica Prince, mi dica. Prince, pronto? Dimmi, sei nero tu? Sei nero? Sì, come no, dal nome mi hai visto un Prince bianco. E che ne so io, Prince da Modena dice che è nero, vai dimmi, dimmi. No, volevo dire una cosa sul libro del generale Vannacci che la signora dice che i tratti somatici non è una parola, che non è una frase razzista. Ma no, non è una frase razzista. Non è una frase razzista, tu di dove sei originario? Io sono di Ghana, del Ghana. Del Ghana. Io Repubblica Democratica del Congo. Io e te non abbiamo i tratti somatici del signor Cruciani o della signora Briganti che è qui accanto a me. O di Priscilla che è di fronte a me. Ma non c'è nulla di male. Non c'è assolutamente nulla di male. Non è offensivo. Io non penso che. Ma io non penso vi prego ragazzi, io amo la mia etnia, però dobbiamo essere un attimino più intelligenti. No, certo, ma io non penso che il signore sia razzista. Io sono orgogliosa di essere negra, ricordatelo. La Paola, obiettivamente, ma la Paola fa bene arrabbiarsi.
Perché scusa, il Olegon, senso di dire che esatto, il senso di dire paragonare a poi una statua. Ma è un paragone, prima aveva fatto il paragone dei cinesi, ha fatto prima i cinesi e poi l'Aegonu, perché è una persona molto conosciuta, per questo ha detto l'Aegonu. Cioè la poteva dire l'Ubamba se fosse stata così conosciuta come l'Aegonu, ma magari gli italiani l'Aegonu è certo un simbolo. Però in questo caso sportivo, ha marchiato il colore, non ha detto cinese. Ma prima ha detto cinese, se uno legge la cosa, prima ha detto i cinesi, come i cinesi, anche l'Aegonu non ha i tratti somatici italiani, ragazzi, dai. Ciao Prince, ciao Silvi. Ciao Silvi, ciao tesoro. Ciao Silvi, grazie. Allora, qui di fronte a noi, già citata, una pornoattrice super conosciuta, OnlyFans, eccetera, eccetera, Priscilla Salerno. Buonasera eccoci a tutti. Eccoci qui, signora. Signora Salerno, lei viene qua molto popputa. No, come al solito, come solitamente. Che misure ha lei? È una bella quinta. Una bella quinta, importante. Ben rifatta, ben ritoccata, diciamo, no? Ben carrozzata. No, veramente ho diminuito perché era ancora più grosso, quindi ho dovuto ridurre. Perché ha diminuito lei? Troppo pesante, le spalle piccole. Troppo pesante. Lei continua a fare porno come se niente fosse. Cioè che meraviglia, è il lavoro più bello del mondo. Addirittura, sì, cioè il molto criticato, molto critico. Un altro lavoro? Veramente? Sì. Perché non lo so fare, forse? No, come non lo so fare? E sono anche laureata in architettura, in lingua spagnola a Miami. Veramente? Certo. Lingua spagnola a Miami e architettura. Ho passato 10 anni a Miami, ora ci sto ritornando. Però lei vuole fare solo porno. Solo porno. Vuole trombare. È come se fosse il primo amore. Il primo amore non si scorda mai. E per colpa di questo ho lasciato mio marito. Un casino, comunque. In che senso? Perché sono andata a Miami, ho cambiato vita, ma il lavoro, questo lavoro mi ha richiamato, ho fatto un film di nascosto, è andato virale, mio marito se ne è accorto. Ma questo quanto tempo fa è successo? Lo raccontammo 6-7 anni fa, credo. No, non l'abbiamo mai raccontato. Ma veramente, hai perso un marito per colpa del porno? Sì, un marito che amavo tantissimo. Che dice lei, signora? Però va bene così. Allora, prima di tutto non è un lavoro, non offendiamo chi lavora. Come non è un lavoro? Io ci ho fatto la mia fortuna, signora, sono ma che cosa sta dicendo? Il porno non è un lavoro e crea violenza sociale e fa molto male ai giovani. Ma come cosa sta dicendo? Facciamo solo del bene, ma noi facciamo solo del bene. Però ha una capacità noi di ascoltare solo pari del bene. A meno infinito. Ma non la voglio ascoltare, non mi interessa cosa dice. No, però deve. Mi scusi, ma di cosa stiamo parlando? Mi dice porno. Che il porno non è lavoro. Il porno non è un lavoro, si vede. Come che non è un lavoro? Fammi replicare, fammi recreare. Il porno è un lavoro. No, il porno è un lavoro come un altro. Dovrebbe essere illegale, quindi tu fai la giornalista. Io pago le tasse. Io pago le tasse come lei, signora, ne pago anche di più di lei e non ho i stessi diritti. Alla costruzione delle tasse, che costruzione? Bla bla bla, io le pago le tasse, non chiedo al mio commercialista. Vabbè, non costruisco questa niente. L'avete imparata a memoria. Allora, però un saluto al suo ex marito, lo anche io. Hai fatto bene. Ma che te ne frega, Tesi? Come fa a stare con una persona? Però non ascolta una parola. Io non ho voglia di urlare perché lei è maleducata. Mi perdoni, io non ho voglia di ascoltare delle stronzate. Che mi sta dicendo? Fermi tutti, musica. Silenzio. Allora, gli audio della signora Priscilla Salerno. Priscilla che adesso ritrova la sua calma, la sua verbo con cui aveva iniziato molto bene il suo intervento. Cioè Priscilla Salerno che è camaleontica. È de spada. Principessa. È de spada. Come si dice? Di carota. Parenzo, aiutami. Di carota e di bastone. Di bastone no, e di carota. Non lo so. Sì, assolutamente. Buonasera, Priscilla Salerno. Sentiamo. Poi arrivi a Bergamo. Alla stazione e trovi solo extracomunitari, non c'è nient'altro, nemmeno un taxi, quindi devi chiamare una macchina privata se vuoi arrivare in un posto senza prendere un autobus. Che idea, l'idea peggiore stamattina non potevo avere, guarda. Qui in Italia, se dici la verità o se esprimi un parere vero, concreto, reale per quello che ti succede, sei una delinquente, sei una razzista, sei un indecente e ti insultano ovviamente subito per cosa? Per il lavoro che fai. Voi la dovete finire di disturbare le donne, la dovete finire, avete rotto i coglioni di disturbare le donne. Andate a lavorare, se volete stare qui in Italia, non disturbate le donne, non
disturbate la gente, non spaventate i cittadini. Allora, cosa è successo? La signora Priscilla Salerno ha fatto un esperimento, l'altro giorno ha deciso di andare a Bergamo prendendo il treno da Verona dove abita e si è pentita, ha trovato solo degrado, almeno questo racconta, a Bergamo in stazione c'erano solo extracomunitari. Ma vannacci in gollera. Sì, c'erano, c'erano solo extracomunitari cattivi e delinquenti, perché se io mi sveglio la mattina e vado a fare il delinquente davanti a una stazione, come devo essere chiamato? Io avevo paura di camminare, ad un certo punto ero col telefono in mano con la telecamera. Che ora era? 11:15 di mattina. 11:15 Ma questo succede dappertutto, in tutte le stazioni. Infatti ho pensato, vabbè, vado da sola, sai quelle giornate che vuoi stare da sola, sono sempre accompagnata col cagnolino. Pessima idea. Non c'era un taxi, ho dovuto aspettare quasi 45 minuti una macchina privata con questi che mi giravano intorno. Io poi vesto tutta comunque per bene, firmata, perché me lo posso permettere, me ne frega un cazzo, e mi hanno detto, ma tu vai vestita così. Ma in che senso vado a vestire? Io questi vestiti ho. Ma ti hanno puntato subito. Subito. Un tipo subito, appena sono uscita da quel trenino. Pure, no. Ma quelli sono sempre arrabati. No, beh, adesso non esageriamo, sono sempre arrabati. Che vuol dire? Ma io me ne sono sempre arrabati. Mica solo gli extracomunitari. Io me ne sono sempre arrabati quando vedono una bella donna. Però scusami, allora, tu, la tua ricetta qual è? Tu sei un po' vannacciana, se no addirittura meloniana da questo punto di vista. Ah, che meraviglia! Blocco navale, cioè blocco. Non vorresti far entrare più nessuno. No, io vorrei far entrare soltanto chi si mette a passo con noi, cioè chi si integra nella nostra società. Adesso spiegate un attimo il senso. La signora che ha delle doti innegabili. Sì. Ci viene a spiegare anche la geopolitica dei flussi migratori. Io dico, no, io non vengo a spiegare la geopolitica dei flussi migratori. Io dico soltanto quello che capita. Vannacci fa il genetista e l'antropologo. Lei lo prende il trenino. Questa signorina, lei prende i regionali. Lei li prende i regionali. O sta seduto col culo sulla macchina. Prende solo o macchina privata o la sua, o la macchina con l'autista, oppure Trenitalia first class. Esatto, io non ho voluto prendere la first class, volevo fare la persona normale, tra virgolette, perdonatemi, e ho sbagliato perché mi sono spaventata a morte. Come sei carica oggi? No, ero incazzatissima. Ma oggi sei carichissima. Sai perché? Sai qual è il problema? Che poi sei colpevole. Tu sei colpevole di aver detto la verità. Che questa gente non va a lavorare, non fa un cazzo. E allora, invece di rompere i coglioni a noi, perché la polizia, però poverini anche la polizia, poverini, non possono fare niente. 30 secondi, una replica dalla signora Briganti. Mi sembra che la cosa sia abbastanza chiara. Come fai a criticare quello che è successo? È arrivata lì e non si poteva muovere praticamente. Che le do una notizia, esistono gli autobus. Seconda cosa, volevo sapere su un autobus nella mia vita. Non sono donna da prendere un autobus. Mi scusi, Cristina, se lei prende un autobus, ma come si fa? Perché glielo consiglio, le farebbe molto bene. E terzo punto, sentire usare la parola molto bene extracomunitari. Si alleggerirebbe. Guarda, questa è la cosa veramente misogina, fascista, fa schifo. Si vergogni, detta da donna, si vergogna, è una non donna. Che dico che meglio che veramente la cosa peggiore che andiamo possa dire una donna un'altra donna. E poi la parola extracomunitari, noi siamo tutti esseri umani, come hai fatto a identificarli? Io sono stata a Bergamo a vedere appunto Yayoi Kusama, ma che vuol dire? Ma e cosa significa a vedere Yayoi Kusama? Glielo consiglio alla signora, è una delle più belle installazioni d'arte del mondo, un artista che si è chiusa in un manicomio e che comunque ma se uno ha avuto un'esperienza negativa alla stazione di Bergamo, non è la prima volta, la violenza contro le donne in Italia da chi è fatta? Da chi è fatta nel 99,9% dei casi? Vabbè, da italiani. Musica. Allora, io però voglio chiudere ricordando l'attività principale della signora Salerno. Oggi mi ha fatto venire un po' di acquolina in bocca con queste tette grosse. Non mi metta troppo queste tette addosso, perché veramente mi condiziona. Sono qua al mio posto. Le altre volte che è venuto qua non c'aveva queste poppe così pronunciate. Qua. Lei forse mi scambia per qualcun vero, altro. Sì, no, è vero. Allora, scusi un attimo, lei sta facendo anche OnlyFans. Sta facendo anche OnlyFans. Certo. Assolutamente. Guadagna più da OnlyFans o col porno? Con OnlyFans, diciamo la verità. Un po' dappertutto, sinceramente. Un po' dappertutto, perché lavoro benissimo e ho un background, ho dei fans che mi adorano e insomma. Vabbè, questo lo dicono tutti, è chiaro. Ma che cosa fa su OnlyFans soprattutto? Cosa vendo video privati. Sì, privati. Foto e video privati di quelli che mi chiedono. Ma sesso hard, che le chiedono di estremo, per esempio? Che le chiedono di folle? Feticisti. I feticisti sono quelli che proprio pagano di più e chiedono di più.
io ho dei busti a casa di uomo, sì, ok, sì. E in lattice, sì. E fisting pesantissimi con i piedi. Andate a vedere cosa significa. Andate a vedere cosa significa. Fisting abbraccio, sì, al burattino, oppure inserirgli cose dentro, oppure mi fanno delle richieste assurde. Uno mi ha fatto una richiesta assurda che io ho dovuto lasciare proprio. Cioè? Niente, mi fa: Priscilla, ti do 5.000 euro. Sì. Se vieni da me a Trento, sì. E con la mia macchina, sì. E andiamo in questo posto dove ci sono i gatti, e che dobbiamo fare con questi gatti? Uccidere più gatti. Beh, possibile. Spero che tu non l'abbia fatto. No, io stavo morendo dentro, io mi sono sentita male. Ho detto: guarda, io l'ho bloccato da OnlyFans. L'Egono è italiana secondo te? Sì, leggo in italiana, ma non hai i tratti somatici da italiana. Grazie, ancora grazie Priscilla somatici. Salerno, ciao. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.